Buonasera a tutti. Buonasera popolo, come state? Come siete? Siete bellissimi, siete già in 47 qui collegati e Mila, non direi, c'è, 47.000. sì, mancherebbero due zeri, due o tre zeri per fare un numero Sì, giusto per voi, buonasera a però tutti. ci accontentiamo anche perché questa è una serata meravigliosa, signori, Come è state? bellissimo, siamo felici perché qui c'è il Gran Consiglio non totalmente riunito perché non c'è quel pezzo di fango di Alchi. Evviva, evviva! Vai a catturare Sì. tutto, Alchi, stavolta sentono le cattiverie che ti diciamo. Cagati Tocchi di d'ossa, caccio, prendimi a coglione! colpo, Mamma cemo. merda! Comunque, buonasera a tutti. C'è con me il signor Flacchi, il signor Beckfield e il signor Attila, che si è Figurino. rinominato Buonasera. Alchi. Si è rinominato Alchi e il pezzo di fango. Io stavo per chiamarli così. Audio confermato, ottimo, grazie. meno male. Ci permette. E questa sera facciamo una roba particolare. Siamo qui con l'Italia, siamo qui con l'Italia con Mascella, Per cambiare. quindi siamo assolutamente nello standard. Ma cambierà tutto perché stasera ci invertiamo i ruoli. Quindi io mi occuperò dell'esercito. Poi Cioè lei c'è il diventa comando. passivo? Lei diventa passivo, io attivo allora. Zitto, zitto. Io mi occuperò dell'esercito, poi c'è il turno di Flacco, si occuperà della marina e dei focus, perché poi è quello che gestisce Mi anche. servono docker. Mi Il servono docker. Mi servono docker. signor Flacco si occuperà dell'aviazione e il signor Attila si occuperà delle spie. Il signor Flacco però c'è anche del signor Alchi, quindi non farà niente A fondamentalmente. pezzi de fango, oh, mortacci vostri, oh. Posso dire una cosa? Ho visto, Si sembra che stiamo da una caverna, mi dicono. caga addosso. Eh sì, può essere. Davvero? Ma Sì, lei è un cavernicolo primate di che merda. noiosi che Va siete, però non vi va mai bene un cazzo di Discord qua, fammi vedere. bene. È vero, non si sente Comunque. mai niente, ogni volta mi cambiano le impostazioni che io non tocco, come si fa? Non lo so, te Non sa sei. tocchi. Cosa? Sei Cosa? solito. Sei Oddio, solito. la fresca, subito. Gabri Oh, Fresca, questo mio pezzo è Gabriele. migliore. Venite disponibile Grande. per feste di compleanno, addirittura. Sì, mi sono allenato a fare il Krusty Krab. Ehi, Io lo caccerei al volo proprio, su pro volo. mi travesto da Krusty Krab proprio. Cioè, il fisico è quello. Poi Sa metto una un po'. parrucca. Sa, mi può comunque insultare Alchi, anche se non c'è, lui dopo se la Sì, riprende la cosa. certo. Gianco, fai bene a preoccuparti perché ci sarà una sorpresa. Anzi, tante sorprese. Tante Che sorprese. flotta, che flotta. Va bene, dai, cominciamo a fare le robe. Allora, visto Aspetta, che Verizio, che hai detto? vuoi. Che questa è una nuova era, sì, infatti la nuova era per una nuova agenzia, signori, eccola No, qua. 5 fabbriche subito ne ha già future. inculato Ah, le vabbè, fabbriche. Signor Backfit, qui il signor Atti la sta battendo 10 a 0 su questa roba. Cioè, Tipo, così, è così botto nei denti, Vuol vuol dire dire cosa ha che non ha fatto detto? bene. Cosa ha detto? Sono Battere, solo battere. Ah, ok. posso solo essere orgoglioso, vuol dire che ha imparato bene. O chi si Quindi, permette di fare ricerche? al limite, lei è un Chi orgoglione. ricerca? Allora, Io innanzitutto devo ricercare. facciamo una Ricerca flotta di seria. coglioni. Ricerca. Quindi iniziamo a distruggere tutte queste bagnarole qua che stanno in produzione. E faremo piangere Vernizzi. Vabbè, è una cosa seria. Istituto Luce, assolutamente. Chiamiamo l'agenzia Istituto Luce. Gentili Enel, alla giusto? signor Piraglia Rosso. Allora, i fucili non sono il futuro dal mio punto di vista. I carri armati sono il Mamma futuro. mia. Facciamo il Mettiamo furgone un con faro, la mettiamo. lancia. La lancia deve produrre furgoni, poi i treni sono belli, il treno è sempre bello. È il treno quello armato, brutto. Treno armadio dove si può mettere tante cose. Va bene, settiamo un po' le produzioni. Cosa sta combinando lei, signor Flack? La sta facendo solo sottomarina, lei è Che una gabbiana. vuoi?
è una vergogna, una vergogna totale. Madonna, sarà una vergogna esagerata. Madonna. Tra l'altro è diseducativo per i nostri telespettatori. Quello che assolutamente, assolutamente. Ci sono due dottrine, adesso vi spiego, ci sono due dottrine. Una è quella di Vernizzi, che è per chi gli piace giocare una flotta. E invece c'è quella dottrina marina navale di Flak, che è quella che gli piace bagabusare per fare gli achievement. Ecco, stasera mi insegno quella brutta per bagabusare per fare gli achievement. Attenzione, pure il signor Samuele abbonatos. Grande signor Samuele. Bella così. Benvenuto. Rescona. Ha rinnovato l'abbonamento da fine economista e quindi sarà di nuovo con noi ad assistere alle registrazioni e a vedersi anche quelle che sono registrazioni che non sono state trasmesse in mondo visione. Perché qualcuno è un coglione. Qualcuno. Mi permettete, Cafoni, ignoranti. Perché qualcuno dei presenti ha registrato la partita del Brasile, del Cagnasso, però è stato talmente Cagnasso di non registrare l'audio. Quindi noi abbiamo fatto una puntata bellissima, anche lì non c'era anche, quindi una roba bellissima, straordinaria, incredibile, e niente, non, c'era solo lui, si sentiva solo lui che rideva ogni tanto, diceva una battuta a caso. Sì, era l'unico che faceva ridere, come sempre. Mamma mia, una vergogna. Quindi ma come sono i focus pure? Quindi se oggi non avete avuto il lavoro di Cagnasso settimanale, è colpa di questo mona qua. Esatto, me ne assumo tutte le responsabilità. Era uscita una partita bruttissima per colpa di quegli altri quattro qua. Ma non è vero, era invece molto divertente perché eravamo liberi. Sì, la persona più antipatica non c'era, e anche stasera. Dopo vediamo la mail dell'agenzia di Altier, no? Così gli chiedete i preventivi a tranello per tirarcelo fuori dalle palle. Sì, chiamate la finanza. Si parte qua o si fa just chatting? Su, allora, aspetta un secondo. Ah, vai. Come vogliamo andare con i focus? Diciamoci le cose come stanno. Facciamo un referendum abrogativo. Oh, facciamo l'Europa. Bravo. Innanzitutto garantiamo l'Austria. Non possiamo, garantita. No, non si fa. No, quello no, assolutamente. Che dice il popolo, siete d'accordo? Un'Europa? Un'Europa di fine economismo. Un fine economismo europeo, quindi un ossimoro. Una banca centrale. Dopo spostiamo la capitale a, come si chiama? A Bruxelles, ecco qua. Fanno bollo oggi senza archivio. Mi veniva Brandeburgo, ma no, era un'altra capitale quella. In quella zona. Sì, come hanno detto, facciamo l'Europa. Sì, proviamo a fare l'Europa. Possiamo fare sempre mascellone il volta. Dai, ha cacato il cazzo. Europa, bravo. Non difenderò mai l'Austria. Ma lei, signor Cosimo, non è capace di difendere neanche il suo orto, si figuri se difende l'impero austro-ungarico. Bravo signor Cosimo, lei è veramente una grande persona. Vero, sono d'accordo. Wow. Prendete la Grecia, ma credo sia la cosa... Vabbè, quello che c'entra, c'è un debito. Vabbè, un debito vabbè, con noi. Guarda, esatto. Ti mandiamo la solita. Vabbè, si parte, signor Vernizzi. Signor Vernizzi, pronto? Si parte? Quindi se facciamo l'Europa, devo perdere la guerra di Libia. Sì, basta trattieni, esatto. Va bene, non avanzo, sto qua. Va bene, vai. Allora basta che giochi bene e perdi. Vabbè, io ti elimino pure tutte le truppe. Allora adesso iniziamo a fare come fa Vernizzi. Clicca qua, premi sto tasto e brucia tutta la benza. È a posto. Ma non fa così, io nelle ricerche non ho visto nemmeno l'atomica, quindi sta malinterpretando il personaggio. No, non sto facendo roleplay, non sto facendo. Ma i trattatini mali se li ricorda a sto giro? Non mi servono. Allora non frega niente, tanto chi manda i sottomarini? cosa gli serve fare le navi di grosso tonnellaggio? Manda i sottomarini, bagabusa, sei una vergogna, un criminale. E tu mi ami così, sei un cagnasso. Flacco pure di non invadere l'Austria, è entrato in marina. Bravo.
cagnasso, ecco, sub dell'amore. Sì, facciamo l'Europa per cancellare i debiti, signor Princeton. No, facciamo l'Italia democristiana per il signor Macfield. Ma un democristiano è sfigato. Libertas non c'è, porca troia, Libertas. Un pranzo, sono felicissimo che sua nipote si sia divertito. Parliamo di divertimento, ma che ne dice di una bomba al plastico? Ah, quello faremo un sacco di divertimento. Un sacco di divertimento. Allora, questo sport non è male. Io sto cercando a casa. No, Europa comunista. Che vuol dire, signor Lucifero? Cioè, vuole l'Europa comunista o non? No, comunista? Noi dovremmo andare su questa linea qua, perché se noi andiamo sull'altra democratica, che è De Gasperi, io non so se rimaniamo democratici. Diventiamo la democrazia cristiana. Se te è quello l'archivio della situazione, clicca le cose a caso senza chiedere se cosa ne pensiamo noi. Esatto. Tempo di fare parliamo di Italia russa, che il popolo sia sovrano. No, facciamo il Gran Concilio, poi andiamo Monarchia d'Italia e andiamo su Christian Democracy. E no, ci becchiamo un Alcide, l'Alcidone. Signor Cosimo, non si riscriva tanto, battiamo subito Vienna, è la prima cosa. Ma signorati, prima cosa che parte è fare gli esplosivi al plastico. L'ho detto, ma perché c'era la sua frase nel mezzo, quindi ho dovuto... Sì, però cazzo, siete due danni voi due con le spie. Ma cosa vuole lei? Ci sono più fabbriche, non so. Oddio, c'è un arabo, posso reclutare un arabo? Sì, mi dia due fabbriche però. Perché... No, assolutamente, eccole, è bello. No, aspetta, l'ha tolto il bastardo, mi sa. Cioè, Francesco De Martini. Vabbè. No, vabbè, io devo assolutamente reclutare Angela Palla vicino, cioè, assolutamente. Aia. Diventa democratico anche lui? De Gasperi starebbe bene in un Renault 4. Entro Baldassare è malato. Li finanziamo entrambi i tedeschi? No. E mandiamo le armi a tutte e due. Dai, dai. Non abbiamo. Ma le armi vuoi mandargli? Non possiamo neanche mandarle. Perché... Mandiamogli il nostro debito di armi. Ciccio, noi ti diremo anche l'armi, ma ce ne devi prima dare 3200. Poi te le mandiamo. Ciccio. Ciccio, bello. Bello. No, guarda, vedi, è più forte di me. Do priorità all'esercito, è incredibile. No, e non lo devi fare. Hai ragione. Allora, a differenza di come fa il tiro, io faccio i porti giusti. Allora, fate il focus di Dino Grandi. Un Asburgo non siederà mai sul trono di Roma. Questa storia Alkir che diserta sta sfuggendo di mano. Sì, a favore. Ma il signor Alkir, lui è un vero fine economista. Lui è un imprenditore serio, uno che fa ballare la fresca tutte le sere. Andateci la finale, così non lo fate divertire. Lui è una persona seria, non è mica come Flacco o me, insomma. Invadete, permetti, grande avete per l'Italia democristiana con De Gasperi. Con De Gasperi, Madonna, vedremo di fare del nostro meglio. Pescolone, ci proveremo. Però in Italia disastrata. Comunque io ho reclutato Angela Palla vicino, quindi la prima che ha la sorpresa. Cioè tipo la figa e la palla. Una sola. Grazie, signor. Sempre per questi bellissimi. Delicatissimo. Quindi mi devo difendere da questo essere, quindi farò cosa difensiva. Mamma mia. Però che vergogna, signor Flacco, dai, per cortesia, non la faccia solo sottomarini, non la vergogna, dai, che è educativo. Scusi, ma non rompi il cazzo. No, infatti. Abbiamo sempre detto qualcosa? Vediamo cosa sta reclutando sto nabbo, va, il divisione di base. Non vedere che sta facendo, infatti. È peggio del computer, sei. Sì, divisione Celer, guarda, proprio divisione a caso, proprio. Guarda che divisione è la divisione Celer. C'è l'L33 lì. Esatto, e sto qua che è un finto carro. C'ha più corazza il cavallo, probabilmente. Non mi trattate male. Si ritrova col cammello come l'altra volta.
Esatto, io voglio invadere l'Austria con i cammelli, Vernizzi. Sono Alkir e posso dirlo. Invadremo, passeremo dal Brennero con i cammelli. No, per l'amor di Dio. No, ormai. Sempre, signor Tosso Bruciato, sempre. Sono al 100% quando manca appunto Alkir, sempre. Grande. Mi blocca la creatività perché non vuole sentire. Esatto, non è... Cioè, è proprio comunista, è un comunista, è un signore. Lì è rimasto alla partita delle purghe, è rimasto lui che purga. Sì, esatto, è rimasto quando facevamo il baffone, quelle robe lì. Eccolo qua, ci possiamo difendere da Angelo adesso. State attento a ciò che dite, perché approfitterò delle vostre... Approfitterò. Allora, innanzitutto io adesso ci metto il veto. Aspetta, c'è qualcosa con approfitterò, lo posso dire? No. L'ho studiato prima. Che fosse tipo che le tecniche di interrogazione per farsi dire la ricetta del profiterol? No. Proprio zero, signora. Sbagliato del tutto, guardi. Voglio finire il manpower a forti sottomarini. Madonna, che bastardo. E poi facciamo power plant. Vai, vogliono terra. Almeno in una divisione di alpini vogliono dei cammelli, hanno detto. Ci mettete il veto? Ci mettete il veto? Tanto vediamo il resto del mondo che ha messo casuale. I russi andranno in guerra civile. Mi spiace. Non è vero, ma non allineati i giappi, quindi andranno contro i russi. Spoiler: l'americano non si sa ancora, il messicano non si sa. È l'inglese. Messicano, si fanno i tacos. Questi altri paesi problematici qua, scandinavi, non si sa. E il turco? È il turco che fa? Il turco, mammalo turco. Sentite, non si sa. Le musichette di passione per la serata. Ma riusciamo ad andare a 5? Oh, Vernizzi, pezzo de fango, non paghi la bolletta. Ma se scarichi i fornazzi. Chissà come mai ci ha fatto una bocca a coso lì. A come si chiama? A come si chiama chi? Ah, a X lì. La bocca X. Chi è che c'ha la bocca X? Gila, molto di Vernizzi. È Elon Musk. Intanto de grazie che ho questa soluzione qua, perché sennò altrimenti nel nostro avanzatissimo paese italiano, europeo, ci sono zone in cui internet non arriva, appunto. Non è che stiamo parlando proprio di, in cima ai monti e alle montagne di Spera, no, esatto. Io dico, il figlio della flotta chiamata Vernizzi becca di questo io bug abuso. No, d'accordo. Bravo. Mi sembra eccessivo. È giusto, però è giusto. Severo, ma giusto. Vernizzi non è abituato perché ha visto che c'è un militare staff della Marina e non si è accorto che può metterlo anche per l'esercito. Prince, ti chiamo Prince. No, Baffetto muore, andrà in Argentina, forse. Ma io metterei Badoglio. No. Proprio. Proprio a caso. Proprio. E ci hai messo il macellaio lì, ho visto. Una questione di come si dice? Di quella roba lì. Start, via. Undermine, mettere delle mine sotto. No, ha fatto undermine, ha fatto. Sì. Mine è sbagliato. Devi fare i servizi di informazione militare. Ma che sta a dire? Servizio informazione militare devi fare. Perché? Mi dica perché. È perché mi dà un'altra finta donna. Ti dà Rosa Dainelli. Detta Alfonso. E chi cazzo è? È una spia, non lo so. Ti dà mi dà questa tizia. Non so se è un a caso o se ti dà specifico una spia particolare, non lo so. Ecco, Vernizzi. A tre addirittura. Vale. Sei un freno a mano. Io? Scusate. Sì, però qua hai anche perso il territorio, qua è ancora peggio, signor Vernizzi. Flak non ha mai perso il territorio contro l'Etiopia, per dirle.
il popolo vuole gli alpini con gli elefanti, i cammelli e Annibale proprio. Annibale. A Sdrubale si becca invece. Ma sto rubaloide. Oh, c'hanno persino il coraggio di perdere. Ma chi c'ha il coraggio di perdere? No, qui boh, vengono respinti. Letteralmente. Cioè, eppure c'è, cioè, mamma mia, si è fatto favore il culo dai. Mamma mia, dai etiope. Niente. Signori, avete visto con i vostri occhi proprio? Una vergogna. Avete proprio dentro gli incavi oculari. Divisioni Rio Branco. Questa è l'ora di signor Gianmarco. Venizi Sara Cadorna 2.0. 2000 uomini per 2 km di avanzata. Vediamo le perdite, tra l'altro. Madonna, guarda qua. Beh, dai. Abbiamo un generale skillato che comando. I suoi insulti a Vernizzi sono poetici. Buonasera, signor Leonida. Buonasera, signor Leonida. Che bello. Ma chi? Qualcuno si sente ancora in vita? Ma chi? Alkir? Signor Leonida, devo dire una cosa. Ah, ma lui sta meglio di me, voilà. Non capisco. Io lo dica però. Noi stiamo facendo una serie. Stiamo facendo una serie in India, però non vedo i suoi nomi per rinominare. Le città indiane, come la mettiamo? Indiane, sì. A parte che stiamo continuando a spostarci in questa serie qua. Sì, continuiamo a guadagnare e perdere territori. No? Tipo, arriva uno, ti diamo uno schiaffo a destra, più un altro e diamo a sinistra. Qual è il piano della campagna? Quale parte del focus farete? Al momento c'è ancora Mascellone, vedremo se sarà in piedi o al contrario. Diventa un 9, cioè un re di fiori. Scegliete voi il pezzo. Sì, signore. Guarda qua, dagli una mano da sti poracci. Poi, tra l'altro, stai attaccando gli irregolari con gli irregolari qua. Divisione F, coloniale arabo-somano. Non si preoccupi, Franco Bollo. Non può far peggio di così. Qua dobbiamo essere. Non c'è Alkir e manca Gentili. Coincidenze? Io non credo. Allora chiudiamo questa guerra. La colpa di Vernizzi è andata male. Infatti, chiudi la guerra, dai. È andata male. Che nabbo. Buona. C'è l'imperatore Palpatine in sottofondo. Perché sono tutti Palpatine contenti questi noi. Che Palpatine? C'è cosa? C'è Churchill, è partito Churchill, non è colpa mia. Ah, ecco perché. Palpatine. Pronto, signore. Oh. In realtà Alkir e Gentili sono la stessa persona. Ci sono tante leggende. Anche secondo me è molto probabile. Beh, sapetevi, i King in India non ci sono andati, quindi non ci sono nomi da me. C'è un Leonida, sì. Però cerchi di usare la fantasia. Nel caso in cui fossero andati, che forse, nomi avrebbero non dato? Non ha trovato, è perché secondo me non ha trovato i testi dove effettivamente sono riportati. Oppure Gandhi ha bruciato tutti i testi. Anche cioè, che di solito lo fa di solito. Mandateli sì. Volontari, mandateli volontari. Gandhi è un po' figlio di puttana, quindi... No, dai. No, ma per ridere, per scherzare, signore, con quegli occhiali, con quella pelata, come puoi fare? Cioè, a non voler bene quella persona. I baci sono troppo istanti. È inutile che tu arrampichi sugli specchi. È una roba clamorosa. Ma non ero io. È stata Rosa qua. Rosa. Rosa culetto. Arancia. Sa, decidi tu a chi devo mandargli. I fascisti, ovviamente. Sennò dopo non abbiamo un motivo per annetto. Gandhi, non so più Roman. Allora. Quanti ne posso mandare? 3. Buono. 3 divisioni. Ciao, mascella. Oddio, è andato, signori. C
Ci siamo liberati della mascella? In Gattabuia, eh. No, deve ancora... tra 30... no, 25 giorni. Signori, stiamo mettendo in Gattabuia. C'è la lista. Ad un errore di comunicazione del signor Attila. Sì, sì, assolutamente. Volevo dire, bellissimo. Adesso ti vaccano gli indiani. L'hai capita? Sono qua. L'hai capita, l'hai capita. Ti vaccano sacra. Mamma mia. Che brutta roba. Sempre peggio. Non mi dissocio. Alcide è andato a farsi il trapianto di capelli a Costantinopoli. Perché è invidioso di Alcide e della sua chioma. Può essere. Allora, vediamo qua cosa mettono. HP, max speed, sub visibility. Legga il signor Piranha, signor Flack. Io? Non lo posso dire, anche se sarebbe divertente se avesse questa cosa. Vabbè, ma si può dire. Dai. Cosa, la patatina di vernizzi? Però che mondo sarebbe se avrebbe quello strumento? Se avesse quello strumento? Sarebbe. Se avesse avuto. Sorry. Se avessi avuto, scusate, sono napoletano. Sono giapponese. Penso. Cioè, non so. E scusa, sono napoletano, scusa. No, è che sono un po' in soggezione, perché se urlo sempre queste cose, mi piace. Cominciano. Pietro D'Acquarone. Detto Antonio, no, non era lui. Allora, ma chiedono di leggere Ryuko. Oddio, l'ho sentito. Leggilo, signor Beck, se vuoi. Divisione vuoi... cinghiale cingolato. Cinghiale, questo è di Vernizzi. Vernizzi, lei l'appoggia? Lo appoggio. Signor Gianni, mi sa che non ci sarà il fascismo, perché mi sa che si è girato di 180 gradi, signor. Il fascismo non è il futuro. Cioè, è stato fatto troppe volte, non è che non è il futuro. Ah! Che è successo? Italia con Brunetta. Non ti devi tirare a pugni a sto microfono, sì. Ma a dire il vero no, mi stavo accomodando il mio noto culo, mi stavo accomodando. Allora, no, no, qualcuno ha visto la partita col roleplay, cosa ne penso di Cipro? Ah, guarda che sta. Siamo perdi, guarda. Siamo stati troppo buoni. Diciamo la verità. Vai. No, sì. Troppo timidi. Esatto. È che dobbiamo imparare il gioco prima di fare queste cose, perché io sono stato lì senza energia per quattro puntate e dico, ma non c'ho un euro. Perché non sei capace, non sei un mediocre economista. Sì, ma infatti ti ho detto, non sono capace, cioè, cosa devo fare? O facevo l'Iran e lanciavo missili. Signor Gile, è stato detto 250 like e signor Benizzi aprirà. Le corazzate sono assolutamente il futuro. Infatti, la prima cosa, quando verrò eletto presidente del Consiglio e possibilmente presidente della Repubblica in Italia, prima cosa che faccio è varare una Superbi partnership. Vabbè. Questa è la mia promessa elettorale. Sì, no, essere divertente è stato divertente, però potevamo alzare un po' più la mano. Questo cos'è? Un sottomarino. Vai. C'è un portetto di... Buonasera, signor Lolang. Buonasera, eccolo lì. Allora, sì, effettivamente, allora, il partito di porno stato a portare al potere lo potremmo anche avere quando Vernizzi aprirà il suo OnlyFans. Quindi dateci dentro con i like, 250 è l'obiettivo, possiamo farcela. Esatto, rubate gli account ai vicini, ai genitori, agli amici, ai parenti. Datemene 7.000. Cacciate un like. Ma cosa vuol dire il malus? Tra l'altro, Vernizzi, bisognava annunciare una cosa. Ma che vuoi? Prendo l'autostrada, com'è che dice Alc? Vado al casello. Vado al casello. Ecco un'altra denuncia per il mio avvocato. Il mio avvocato qui vicino. Vernizzi, lei doveva annunciare una cosa importante che non ha annunciato. Cioè, dell'altra?
che siamo arrivati a... Ah, ok. Ah, quella cosa importantissima! Oh. E siamo arrivati a casa, tutti quanti sono in salvi questa sera. Tranne le Bellizzi, che in casa gli abbiamo nascosto uno scorpione e... No, sto ovviamente scherzando, sono un gran burlone, lo sappiamo tutti qual è la grande cosa che abbiamo raggiunto con il canale, questo nella giornata di oggi o di ieri, ma oggi, nella giornata di oggi, perché ieri sera ero stato detto rosicando che eravamo a 2999 iscritti, ero lì rosicoso, ho dormito male, e oggi invece notizia bellissima, siamo arrivati a 3000 iscritti. Grazie popolo, grazie a voi, grazie mille per seguirci, sostenerci, portare avanti questo bellissimo progetto che stiamo portando avanti. Grazie e soprattutto a voi. E quindi io con il cuore in mano vi dico che sto morendo perché mi sono perso il mano. 3000 pezzi da impiegato, bravo. Quindi fate santi caproni in chat per voi. 3000 austro-ungarici, bravo, bravo. Ah, no, no, e come, no, e come no, dice Fabio Pino? No. Allora, clicca like. 3000 pezzi da impiegato. E per l'invio. Ma sempre di Padre Pio state parlando? Infatti. Un attimo, una domanda seria. Signor Flack, ma io vedo qua che c'è un malus del 90% chiamato state, ma è perché ci si trova nella guerra civile spagnola e c'è sto malus fisco del 90%? Ma dov'è? All'attacco, nell'attacco. Sì, meno sì. 90%, c'è un planet offensive, se guardi sulla provincia, dove c'è il tipo di terreno, c'è il simbolino della offensiva non pianificata, che è quello che devono togliere. Ah! Quindi finché o trovi una provincia tipo qua puoi attaccare. Tipo qua anche. Esatto, sì. Attenzione, signor Lolang, fine economista. Oh, Lolang! Caccia il fine economista. Il vero fine economista, colui che mi rompeva i coglioni durante le live della Verdi. Ora 1999, che mi veniva a dire i vestiti, Vernizzi, i vestiti, era lì che mi insultava, e ora finalmente può insultarmi in modo più forte ancora, e ben donna, avendo il titolo di fine economista, molto di più. E con più ragione. E con più ragione di me. C'aveva ragione anche prima, perché c'aveva ragione anche prima. Ah, l'ha messo, signor Lolang, abbiamo visto. Il popolo che è morto di freddo, nudo e senza legna, ma con tanta legna. Con tanta legna, esatto. Un popolo di Mokujin che si vestivano con i ceppi. Nudi, ma potevano scaldare il mondo. Ma era tutto un complotto delle lobby della legna. Perché così la gente c'aveva freddo e si scaldava di più. Mostro. Mona. Scusa. Allora, come si permette così vicino a Silbeck? Guardi che porca puttana, le stringo un testicolo. Guardi che virgola, porca puttana, virgola. Le stringo un testicolo. Finisca con il punto, per favore. Bellissimo, punto. Virgola capo. Punto org. Org. Allora, abbiamo devaluato la lira, mo andremo verso l'euro. La legna non è il futuro dopo. Bravo Francobollo, resisti. Domanda in occasione. Persevera Francobollo. Si persevera, anzi, non Franco. Domanda in occasione dei 3000 iscritti. Perché il simbolo della Brotherhood Italian Gaming è un leone? Prego, signori, prego. Ah, bravo, vai, Vernizzi. Va Backfit. Aspetta, metti la musica quella là di Super Quark. Scarica barile. Non ce l'è uno di Super Quark. Così. Ma porca troia. Allora faccio io, come faceva? Metto Cerci che parla. Vabbè, allora il simbolo Brotherhood Italian Gaming è nata da una fusione di due gruppi di videogiocatori che giocavano ai tempi a Life is Feudal, per chi se lo ricorda. Ma lei sta parlando proprio del passato. Esatto. Vabbè, il leone era, avevamo i Badilanti con l'ordine, ci siamo uniti dove loro avevano il leone. Infatti inizialmente, anzi in realtà, il leone ha un piccolo stemma col cavaliere col badile, dall'altro, appunto per portare avanti entrambi i loghi.
Poi beh, il leone è rimasto come sito principale. E noi molti non sanno che siamo una società sportiva che fa e-sport, oltre che divulgare il videogioco come strumento. Quindi diciamo, c'è molto di più rispetto all'intrattenimento. Però siamo contenti che comunque qualcuno abbia fatto una domanda del genere, cioè abbia chiesto, ci sia incuriosito su ciò che è. Signor Pepo, che parte istituzionale, sentirò. No, ho finito. Grazie. No, noi ci piace. Però ringrazio anche gli altri, eccolo lì. Ah. Che ha? E continua a prendere a pugni sto microfono. Ma non è vero, sono lontano 2 metri e 8 mm. Mandagli l'avvocato subito. Ta beccati il microfono. Smatterei il microfono, quanto cazzo pure lui. Il mio avvocato dice che il microfono ce l'ho io e c'ho ancora lo scontrino. E che sono il proprietario, posso fare ciò che voglio, tirando testate, tirandone la bottigliata, stappando, quello che voglio. Pure fare di peggio, che non dico cosa. Non lo dica perché non sarebbe vero, è perché il mio avvocato in cambio le chiede una parcella. Ma il suo avvocato al posto suo dice. No, questo l'ha detto lei. L'aiuta. No, neanche un po'. E comunque ricordiamo che... Aspetta, ma le ricerche le faccio io o le fa qualcuno? Perché sennò vi denuncio. Io non le sto facendo, che le stai facendo. Ma sono tutte piene le ricerche. Adesso. Adesso c'è una... E tu hai detto faccio io, allora lo fai tu. Faccio io, vabbè. Intanto ricerco l'inchiostro. È incredibile. È incredibile. Almeno posso nascondere... Puoi nascondere le foto di Vernizzi. Sì. I ritratti di Vernizzi. Orripilante. Orripilante addirittura ti ha detto Vernizzi. Io mi dissocio. I ritratti come fosse una ragazzina francese. Come? Cosa? Giovanna Vernizzi. Ho fatto una join con la serie dove Vernizzi era una ragazzina. Allora popolo, la puntata di domani di Crusader Kings, dovete guardarla, succederanno cose e ci sarà di mezzo anche una ragazzina a un certo punto. Che detta così ti arrestano, detta così ti arrestano. Specifica che ci sarà in mezzo una sovrana che ha il potere. A un momento, così allora stiamo calmi. State andando sempre peggio. Esatto, ci sono tanti errori di hai visto che bella giornata oggi, Vernizzi. C'era un sole guardate le migliori domande. Allora, signor Giga, faccio ad essere così bello? È genetica. Cosa dici? No, veramente, comunque parlando in maniera seria. Vernizzi. Ma perché ride? Che vuoi? Però non, tu non puoi, se, chi fa la marina che risponde che vuoi, devi fare i ruoli adesso. Io devo fare, cioè è come se un incontro amoroso tra Alkir e Vernizzi, adesso esce uno che gestisce i focus e la marina. Devo fare tutti e due e rispondere che vuoi, cagati addosso, sì, che vuoi, cagati addosso. Mi con te stesso. Però tu dovresti fare un misto tra Alkir e Vernizzi, però. T'ho sbruciato, madonna. Oh, t'ho sbruciato. Frescone quello proprio. Madonna. Porterete mai War Thunder su disco come fate adesso con le registrazioni per i soli abbonati? Beh, potrebbe essere interessante. Quasi chiedi qualcosa di porno, però. Cioè, questo... War Thunder per gli abbonati. Sì. Ma mi hanno rimanuto dietro le truppe. Il signor Tosso proprio ci vuole male, proprio. Ci vuole proprio, senti proprio le bestemmie. Ci vuole vedere all'inferno. War Thunder potrebbe essere anche carino, portato anche proprio in live. No. Su Twitch, però. Su Twitch. Su Twitch, sì. Su Kick a questo punto. Su Kick è troppo. Su OF di Vernizzi, dai. Ah, ma sai perché? Ma se possiamo fare live? Io non ho mai aperto la roba. Ma perché siamo sempre senza petrolio? Ma sei in Italia, coglione, è ovvio che non hai il petrolio. Ma portiamolo, bestie di Satana.
No, non serve, lo decido io, permetti. Tu sei l'esercito, come fa Flak con l'esercito, che è sempre a piedi, sempre che usate la benza, e adesso te ne vai a piedi. Ma scusa, non abbiamo le rape della Sardegna? Le rape del mio nonno. Dobbiamo ancora ricercarli, sto facendo il focus, stai sereno. Mamma mia, si lamenta pure facendo l'esercito. Cioè, poi adesso dobbiamo fare l'Europa, dobbiamo fare tutto green, Vernizzi, cioè fatti carri armati con sulla paleonica. D'Europa. Sì. Dov'è qua? Siamo avanti, monarchia d'Italia. Uptrand, in realtà non serve la birra per vedere dei king, visto dove siamo basta il tè alla curcuma o allo zenzero. Buono. A questo punto si faccia una birra Moretti diretta proprio. Si faccia crescere il buff istantaneo e vai. Ma perché? Uffa, ci sono delle divisioni che non posso. Ma questa gente qua, onestamente. Onestamente cosa? Via. Spreco di spazio. Fatto di un'aggressione da parte dell'Estonia. Beh, essenziale. Rifiutiamo. Ma perché l'Estonia è diventata facci? Ah, sì. Sì. Adesso noi diventiamo democratici e ci rimane male. Dovevi combatterli, non unirti a loro. Destra. L'artiglieria ti serve, Vernizzi? Stai zitto, mi ha detto. Ho avuto l'onore di ricevere un cagare addosso da altri su Thunder. No, Gianca, addirittura queste proprio... Adesso ti finirò l'onore. No, comunque, se fate le live su War Thunder mi abbono subito. Comunque dovete. Sì, le live su War Thunder le potremmo portare effettivamente. Da qualche parte. E quando non c'è Alkir, cioè sempre. Quindi sì, andiamo avanti. Quando ci vogliamo divertire che non c'è Alkir, cioè ci divertiamo perché non c'è Alkir. Questo era. Volevo specificarlo bene. Andiamo. Allora popolo, sappiate che arriverà Alkir prima o poi. Quando arriverà, scrivete tutti quanti in chat. Poi gli date tanti di quegli aggettivi proprio potentissimi. Proprio, esatto. Cioè, praticamente dovete non far saturare i missili come sta accadendo in questo momento, ma saturare proprio saturare gli avvocati di Alkir. Proprio se devono saturare i missili. Esatto, per 2 minuti dall'arrivo di Alkir. No, perché mi sto sentendo un sacco parabello. Per 2 minuti quando arriva Alkir la chat sarà non gestita dalla moderazione, quindi libero tutto. No, scherzo, sto scherzando. Vi banno tutti domani, live esclusiva su War Thunder domani sera. Beh, interessante. Vernizzi, ci sei tu ad Attila? Anche Backfield, dovete convincere Backfield a riscaricare. Allora io domani ancora devo riscaricare, ma io sono alle tier 1. Sono tier 1. Sono i carri più belli quelli. Dopo bestemmi sono. No, l'ho disinstallato perché l'ho usato. L'ho giocato 2 volte. Mi sono rotto le palle. Basta, l'ho messo via. No, è perché non hai giocato con noi. Spazio sul disco. Ma se c'hai 1,5 miliardi di giga. Non so, però comunque ci tengo al mio spazio tutto in ordine. Ci tengo al mio spazio vitale, dopo mi tocca che vada alla Polonia. Signor Gila, pure se si mette vergogna, deve entrare in canale, non si preoccupi. La mettiamo noi a nostro agio. Se non si vergogna. Il signor Vernizzi, ma vaffanculo. Allora, io a proposito di questo vorrei fare effettivamente una piccola discussione. Un appello: non abbiate timore di venire in canale a parlare, anche perché prima di tutto le nostre voci già le conoscete. Esatto. Secondo, se proprio ci avesse qualcuno se ne vergogna di essere in canale, Vernizzi, e non se ne vergogna. Assolutamente. Quindi siete tutti quanti ben accetti, possiamo giocare, anzi è l'occasione per voi affrontare magari la vostra timidezza e poi giocare insieme e fare tante cose. Anche perché prima o poi organizzeremo qualcosa. Esatto. Ma c'è anche un'altra su Armi. Beh, le partite di Earth of Iron già le facciamo, e anche le random così su War Thunder. Sì. Guarda, credetemi, perché io sono il primo a essere introverso e essere timido, quindi Gabriele, pure lei. Canale, ma sono sempre zitto. Ma stai zitto. Zitto un po'. Vabbè, zitto. Quindi fidatevi di Backfield, venite e magari in un futuro potete presentarvi ai colloqui.
il Pit Boy. Convinca anche il signor Gabriele, signor Beck. Proprio mi devi dire una frase d'effetto di convincimento. Adesso, in questo momento. Una frase d'effetto? Beh, ci siamo noi. Cosa c'è più d'effetto? Ecco, è definita. Quindi abbiamo come spie Lupo e Passero, Angela e Giuseppina Pallavicino. Mamma mia. Si vede un po' che il signor Attila non fa la selezione dottrina Becchi. Io ho visto la famiglia Pallavicino, cioè sono tutti Pallavicino. Solita roba italiana, arriva dentro uno, poi esatto. C'è anche mia sorella che cerca lavoro. Gli ho messo la palla destra, mica poteva essere una palla. Vabbè. Almeno ne sono due, fanno due coglioni. Sello, e quindi manca. Abbiamo il signor Bernizzi, così. Ed eccolo, Alcidone. Oddio. Eccolo qua. Eccolo Master of Gasperi. Politics. Mamma mia, guerra civile. È arrivato De Gasperi e guerra civile. De Gasperi. Poi il mondo ha subito la... Mamma mia, guarda Willem, quanto cazzo è bello. Guarda. Grazie. Dov'è? Madonna. Grazie, perché mi ti dice grazie. Quella barbetta e quel... Il baffo, denso proprio. Una... Alla fine ho scaricato World Thunder e dico una cosa, andrò solo di Fiat 3000. Ma io vi consiglio come sempre i francesi, così imparate. Signor Umberto, non si è perso nulla praticamente. Oh, mi hanno rubato un focus. Anzi, facciamo così. Signor Bernizzi, spieghi cosa si è perso. Niente. Proprio una sintesi veloce proprio. Ah, De Gasperi! Ecco, questo. La Madonna. Adesso. Tanto è partita bella, ciao, è arrivato De Gasperi, non so. Qualcuno menziona l'inno austro-ungarico del signor? No, quello è un contenuto solo per pochi. Sì, come... Io Luco, però, posso dire, cioè, mi metto a fare questa cosa... Bravo. Domani deve compensare con un altro inno. L'ultima volta, in quella famosa live, registrazione che poi si è persa, qualcuno aveva sputtanato qualcun altro dicendo cosa avesse fatto, cosa avesse cantato, e quella registrazione adesso non c'è più. Quindi effettivamente coincidenze? Io non credo. Non ho capito. Qualcuno ha pagato profumatamente affinché quella registrazione andasse perduta. Siete malpensanti. Ben pensato. Signor Riccardo dà il suo account di livello 100. Facciamo la live di Thunder. Dove è finito qua? È scomparso. Allora Backfield dovrà streamare. Cosa devo streamare? No, così a casa del Ucraina. No, mi ha dato via appena la mirada. Arriva Alkir, tutti Alkir Ostrogoto. Alkir Ostrogoto. Oh, che schifo. Signori, ma appena arriva Alkir gli dovete bombardare tutti gli aggettivi, proprio quegli aggettivi belli, proprio consoni al suo essere. Ha trovato quest'altro. Ho trovato nel focus lo sta facendo, che non c'è. Sì, lo sto guardando. Buonanotte Cosimo. Buonanotte Cosimo. Buonanotte. Allora, ma chi è che ha cacciato un altro focus? E io, mannaggia. Oh, un pezzo di fango! Ma volete star fermi? No, non lo so fare anche. No, lui c'ha il romanaccio. Sì, non sembra un po' c'ha il romanaccio milanese imbruttito, è una roba, un combo terrificante. Ah, ma Flack non è abbastanza stressato per fare altri, eh? Esatto. Signor Francobollo, venghi, non si preoccupi, ma detto sì, vabbè. No, voi dovete entrare, sì. Dovete entrare, cioè dovete. È obbligo proprio. Avete l'obbligo. Quando fate accetta, che fate le donazioni, queste cose qui. Sì, appena ricevete il trabucco a casa, cioè lì per forza dovete venire. Cioè, voi firmate pensando di accettare il trabucco e roba così, invece sotto c'è una lista di robe che avete accettato che... lo chiederemo poi quando avrete 40 anni. Esatto, poi man mano nel tempo scoprirete. Ah, ma è stata quella volta che ho accettato un trabucco. In 50 comode spedizioni. Devi così il tuo pezzo. Sì, esatto.
riassunto, Vernizzi ha perso la guerra in Etiopia. Oh, Roberta! Oh, sta fresco! Oh, buonasera, Roberta! Buonasera, signor Roberta. Poteva dirci di tutto e ci dà un bel buonasera, signor. Fresca, signori, fresca, buttatela fresca, buttatela fresca. Quanto dobbiamo cercarlo, il meme sulla... dobbiamo cercarlo, sì, sì. Ma sai qual è il problema? Che è che su Prime Video, no, su Netflix, su Netflix, non, ma non c'è quello pop. Ma lo pop no, non l'ho trovato su YouTube. Ma qual è sai quante volte no, cosa posto. Si prepari, signor Samu, quando arriva, eh? Allora qua vediamo un po' la situazione, a parte che il signor Samu è comparso su un posto di legge, ma non avevo ancora letto per bene che cosa era. Quindi dobbiamo prendere Germania, Francia, Belgio, Olanda e Lussemburgo. No, attenzione, aspetta Danny, questa cosa la stavi dicendo ieri. A proposito di Trabucco, avete visto il trailer di Kingdom Come Deliverance 2? No, Madonna, non l'ho visto, non ho avuto tempo di vederlo. No, neanche io. Hanno fatto la live alle 20 e no, non l'ho siamo visto. Siamo 100, signori, sì. E siamo sempre. Grazie mille. Ma qui basta compagnia. Però voi siete proprio gli italici. Te metti in mascella. Che non c'è più, però non c'è più. Te metti in mascella, arrivano tutti. Arrivano tutti, mamma mia. E poi vi scambiamo, ci mettiamo un alcidone. Hai visto? Sto scemo qua di che. Scemo. Non mi esagerato. Mi sono fatto trasportare, mi ha contagiato il signor Attila. Oh no, aspetta, fermi. È una cosa positiva qui. Avete visto questo focus? No. Cioè il Focus Extraction Industry ti dà, vabbè, una fabbrica civile, 8 di acciaio. Fai, non stare che fai, ti visto. Ma ascolta, ma gli altri, c'è gente intelligente che guarda sta live, non è che tutti come te che se ne fregano e fanno solo sottomarini. Ah no, quello sono io. Hai capito? Scemo. Cosa hai cliccato? Cosa avete cliccato? Io niente. Ma guarda, questo è Attila, è palese. Ma io ti denuncio. Edoardo Sogno. L'impiasto invisibile. Vabbè, comunque questo qua ti dà, vedi, 2 di benza per ogni stato che controlli che già produce benza. Ma nessuno produce benza. No, la Libia. Comunque zero. Vabbè, uno. Dobbiamo ancora svilupparla, dico. Il signor Gianmarco vuole il vocabolario Vernizzi italiano. Alcune volte non lo capisco. Ma perché lui parla proprio, capito, di trascendenza. Questo è un uomo che non è più in questo paese. Sì, ha un linguaggio arcano. O arcano, dir si voglia. O Arkansas. No, o arcaico, in realtà. Oddio, bisogna andare a 5 abbonamenti del signor Arthos. Oh, Arthos. Oh, che bello! Signor Franco Bollo, purtroppo. Signor Rolando, io lei il Masella. Masella che però, mi è venuto in mente questa cosa. Signor Franco Bollo, lei deve controllare che ha abilitato la possibilità di ricevere. C'è una cazzo di strage, ha detto. Franco è scalmato la richiesta di mod. Franco Bollo, scrivimi su disco che ti ho scritto. Certo. Sì, ma poi noi comunque siamo sempre comunque anche nei canali dove potete entrare tranquillamente, cioè sì, non vi dovete neanche preoccupare di quello, capite? Sì. Non è che ci mettiamo da parte solo i fini economici. Esatto, venite. Ma troia, non al massimo vi bandiamo, vi insultiamo. Cioè. Non morto, ogni tanto vi annuso i capelli. Mamma, stavo uscendo. Grazie lo stesso, signor Arthos, pure se lo voleva fare per il signor Franco Bollo, non ti preoccupare. No, stavo dicendo, devi guardare le impostazioni, se hai abilitato l'accettare i regali, eh?
perché potresti che sia quello, perché continua a schivarti, cioè non lo so, cioè, sei lì, dai, lo voglio, lo voglio, forse è anche un po' di decidazione, cos'è? Attenzione, chiamano evasori fiscali, il signor Kakarot. Dimmi Kakarot, il mio ultimo messaggio, vediamo un po'. Condoglianze francobollo? No, immagino qualcosa di più. Non credo sia quello il sondaggio. Propongo un sondaggio. Alchire un nabbo non lo è? Curiosi. Oppure il più grande nabbo della storia? Beh, sì, ma sì. Batte, il più grande nabbo della storia, ma senza fare sondaggio. Signor Kakarot, noi lo diciamo adesso, sì, lo sta dicendo adesso, signor Beppe lo farò finire. Lo faremo, lo avvieremo appena arriverà Alkir. Esatto. Disco, disco. La langa ha detto, disco non mi ascolta la polizia postale. Sparro denuncia Vernizzi. Vernizzi sia un maniaco in canale, anche solo anche non in canale. Esatto. Come democratici noiosi, ma come? È vero, però è vero, cioè non stai facendo niente per essere vero, divertente, signor Flacco. Te sei noioso. Ma che divertente, vediamo. Quanto dell'esercito sei tu, Mona? Non abbiamo neanche mezzo milione di uomini, a scemo. Gabriele, allora, come a scemo? Non ti permette. Gabriele, dica, signor Beppe, dica. No, dicevo, Gabriele, devi collegare l'account di YouTube al Discord, no? Ti posso mettere il ruolo. Per essere fine economista, devi agganciare l'account, vai su postazioni, collegamenti e metti YouTube. Ovviamente YouTube con cui ti sei abbonato, ovviamente. Lo dico da scarso di equivoci, ma... Vernizzi, puoi dire al pubblico come abilitare il ricevi abbonamento? Allora, mi ricordo che c'è un'impostazione che c'è da andare a vedere nelle impostazioni di YouTube. No, non so dire esattamente perché. Ma che sta a dire? Ma è così. No, mai visto. Ah, no. Per gli abbonamenti, sì, scusa, hai ragione. Per gli abbonamenti. Volevo dirti su, ma così. Poi i democratici non sono... Provate a chiedere a ChatGPT. Siamo qui anche a parlare con voi in questo modo. Nel frattempo che facciamo finta di fare cose. Esatto. Toh, Fabri, che ci vedi. Bravo, signor Francobollo. Quando ha tempo, venghi e non si preoccupi. Ma esatto. Sì, ma sì. Al limite anche c'è quella fate... strana. Ti flacca. Avete mai pensato di fare la scuola di guerra per War Thunder? Sì, facciamo cagare. No, perché se tu la fai per gli aerei, no. Cagare fai solo tu, a dire vero. È arrivato Rommel. No, vabbè, però scusa, per gli aerei, Vernizzi, tu la potresti fare. È scuola lince, ma poi dopo non sono che più allenato. Ma ci sono altri modi. Mica ti querelano, scusa. Fate così, venite sul Discord, ve lo spiego a voce direttamente. Esatto, vi fai disegni. Faccio un annuncio a francobollo, scrivimi su Discord un attimo, ok? C'è una roba. Signor Pepo vuole nominare un carro armato, signor Vernizzi, lo facci subito. Certo. Trabucco motorizzato. Ma trabucco motorizzato, sia. Sì. In meglio lo facciamo così. Anzi, facciamo così l'artiglieria semovente. Perché mi sento estroverso. Ah, bella questa cacca. Specchio del vernizzame. Chi è più nabbo del reame? Ma è Akir, ovvio, come la bellezza dei visori fiscali. Grazie, Kakarot. Allora, come si fa a fare il carro artiglieria? Oh, no, dobbiamo entrare in guerra. Serviamo l'Austria della Svizzera. Sicuramente, sicuro. Come ci fa? Sei andato a sé? Non vuole. Ah, sto giro glielo vuole dare, guarda che merda. All'Austria, sì, come si fa a difendere... Lasciala morire. Ha un messaggio per Flack, Lolang. Mi dica, signor Lolang, stia attenta. Mi è scammata la richiesta di mod. La legga in live. Ma no, che no, ho già letto tutto. Ha parlato anche con me. No, ah, di moderatore. No, ma io non ho risposto a nessuno perché stiamo ancora vedendo. Tutti quelli che si sono candidati, ho letto, sono arrivate. E ragazzi, le stiamo valutando. Però ripeto, ragazzi, dovete venire con più calma, in Discord. Con calma. Perché più in Discord, abbiamo bisogno calma, della presenza in Discord, altrimenti non riusciamo a valutarli. Comunque lo lette, tranquilli. Anzi, se volete, vi rispondo con un conferma o con un cagate addosso, così vedete che
Credo, l'ho letta. Oddio, come Gentili, Gentili è arrivato, abbasso qualche tirano. Grande, ecco, signor Gentili. Abbiamo vinto, signor Gentili. Non c'è più, l'abbiamo... L'abbiamo sconfitto, grazie a te, signor Gentili. Sì, signor Tangos, Unione Europea, cercheremo di fare, non so come. Ma... No, non so, è stata un'idea... No, signor Peppo. Signor Peppo, guardi come combatte come un leone l'Austria. Francobollo, noi giochiamo a tutti i tipi di rank, non c'è problema. Ma che palle, non abbiamo un cannone decente. Che nervoso! Brutto scemo, prima te l'ho detto, ti ho mandato il cannone e tu mi hai detto, oh no, il cannone. Ma dimmi te. Oh, garantia Austrian Independence. Vado? Va, si fa? Ma poi ce la fottiamo la Svizzera? La facciamo fare? Io continuo a cliccare la trotta. Beh, intanto ci vediamo l'Albania perché dobbiamo aumentare la tensione mondiale. Sì, certo che è andata un po' di merda perché c'è la Russia scema, baffetto, baffone e il Giappone non è lineato. Signor Becco, vede la francobollo. La Cosa? Silver Legend of America. Ha detto dove le devi scrivere in privato. Io l'ho già detto, adesso sono già parlato. Cannoni allora. Sicuramente, signor Leopoldo. Facciamo perdere. Signor Vernizzi. Che caspita, il presidente della Commissione Europea è un fatto storicamente avvenuto. Ah sì. Ma noi facciamo solo robe fatte bene, ragazzi. Quale cosa? Siamo seri, mica siamo. Sei pronto, signor Vernizzi? Alla guerra? Quale guerra? Contro la Jugoslavia. Jugoslavia garantita da Francia, Cecoslovacchia e Romania. No, non sono pronto, dammi 3 ore. 3 ore? Ma devo andare a velocità 1 e mi dai 3 ore? Oppure se vado a velocità 5 arrivano 2 minuti? Quindi le spie dove le mando allora? In Francia? O in Jugoslavia? Dove preferisci? Dove preferisci? Ditemi voi. Io sono alti, dovete arrangiarvi queste cose. Ma tu non avevi detto dobbiamo difendere l'Austria? Sì, ma tanto qua non si muove nessuno. Allora, vabbè, porto in Jugoslavia. Sì. Qualcuno in Jugoslavia, qualcuno in... Anche l'aviazione, signor Beck, la cacci verso la Jugo. E? Sono a sposto. Abbiamo anche l'Albania adesso. Qui siamo dei democratici, ma lo fai tramite Focus però stavolta. Sì, sì. Ok. Dicevo, come cazzo è questo? Guardi, nel frattempo che non fa niente, poteva fare pure cose. No, c'è tu, no, tu non fai niente. Scusate. Che? No, facciamo... Quello che si corrige allo warfare. No, devo fare questo. Facciamo radio portato. Che mi ha fatto, signor Beck? Un Reggiani. Che cosa che ha fatto? Ho lasciato con di base. Ho messo un Reggiani. Io sono per ciò che funziona non si cambia. Beh, peccato che non funziona. Non funziona per niente. Non lo sappiamo, non lo sappiamo. Non lo sappiamo, infatti. Non lo sappiamo. Facciamo che no, dice che va bene. Bravo. Ma la Svizzera entra in conflitto? No. No. La Jugoslavia è Jugoslavia, Francia, Romania e Cecoslovacchia. Se la Roma, ricordi il cavolo di coso qua di Sardinia, e se vuole anche Djibouti. Che è successo con gli Stati Uniti? Guerra civile. Ok, così. Vabbè, sì, ok, regolare. Quiet Intel Network. Ok, io sono pronto. Pronto? Bene. Mi piace quando lei è pronto. Cosa vuole fare, quindi? Preserve Army Tradition oppure Abandoned War? Signor Vernizzi. Signor Tosso, non si preoccupi, pure se non può fare la richiesta da moderatore. Noi vogliamo bene lo stesso. Constitutional Draft. Se vuole fare Vernizzi come focus dell'esercito, la tradizione oppure i banditi qua? Tradizione, no. Vabbè, si va a vedere. Il cagnasso.
I cagnassi. Non ci sono i cagnassi, i banditi? Vabbè, guarda quest'altro. Madonna. Allora, siete pronti? Ultimatum alla Jugoslavia? Hai ultimatum alla Terra. Alla Terra, tutta? Fai ultimatum, intanto leggiamo comunque sempre i messaggi. Gentile ha dato la stativa Dark in modo che si cagasse addosso seriamente in questo caso. Seriamente? Sì. Aspetta, no, l'ho visto uscire dalle prigioni il signor Gentili con dei rotoli di carta igienica. Inizi che devi prendere 500 grammi di melatonina. Dov'è? Aspetta che... Lo fai diventare di colorazione carnagione scura, così lo... Ma c'è anche l'indice alleato del francese, no? No, no. Aspetta un secondo, sono uno comunista e uno francese e uno fascista. Allora, chiedono anche qua. Sì. Signor Flack, le chiedono qual è la sua unità italiana preferita su War Thunder. La mia non ho capito. Unità preferita su War Thunder italiana, però lui non gioca italiani. Italiana i cacciacarri, i bassottoli, come si chiama? Bassotto. La banda Bassotti. Gli M41. Esatto, sì. Lei sono buoni. No, mi sono spaventato, che ha detto cacciacarri, stanno i cacciacarri ungheresi. Ah, si è sottomessa, signor Bernizzi. C'ho 190 cose. Ma che è questo? Milan Groll. Abbiamo la prima parte dell'Europa. Ci si espande, cioè, signore. Hai sentito la presenza, eh? Bravo. Era meglio se si arrendevano, comunque. Come era meglio se si arrendevano? Sì, ma io per fare un'Europa devi fare per forza Puppet, devi fare un'Europa. Lì dopo conquistare tutto. Ma perché ho fatto provare? Chi è che ha manculato il focus? Io vi denuncio. Vernizia questo. Non ho fatto niente io. Hai delle prove a sostegno di quello che dici? Sì. Posso mandare un insulto diplomatico a qualcuno per aumentare? Vai. Volk Republic? Ma come fa a essere in fazione col tedesco? Potete fare uno zoom sulla Polonia? Stanno menando in questo momento. Sì. Comunisti contro imperialisti. Sanazionisti. San Antonionisti. Sì, signor Junk, sì, sono unità molto veloci e sgravate. Sì, l'Italia è molto leggera. È divertente. Ma l'unica cosa è che potevo togliere i war goal, come si chiamano qua, i limiti del war goal, cavolo. Signor Quacarotto, lì nessuno ti soccorre se ti capovolgi, non ne frega un cazzo a nessuno. Già sai che ti riparano quando... Sono non vedenti e non uditori. Uomini di merda. Godoflack, presidente dell'Alto Adige. Sono laziale. Del Sud Tirol? Si dice Sud Tirol, già che è Alto Adige. Ti picchiano se dici Alto Adige, lo so. Italiane, ti corrono dietro i forconi. Ti distruggi un salame davanti agli occhi. No, il salame no, lo specchio. Distruggi un salame davanti agli occhi. Salame ti dicono, no, minchia vuoi. Che cazzo me ne fotte a me? Cazzo vuoi? Che specchio. DG in realtà veniva considerato austriaco gli avversari politici perché venendo dal Trentino aveva partecipato in passato e dietro allora sì, ma infatti Alcide De Gasperi in Trentino, ma anche in Italia è comunque... Allora, la Grecia è rossa perché è entrata a far parte, non è vero? No, sono solamente comunisti e basta. È uno però dei politici che ha fatto la storia del Trentino Alto Adige, cioè. Gli accordi che sono stati fatti tra Austria e Italia, sì, no, il Trentino Alto Adige, l'Alto Adige, il Trentino non tanto, ma veniva fuori una zona di quelle contese dove si facevano gli attentati, li hanno fatti gli attentati. E il potere comunista. Signor Flack,
Lei è proprio un comunista. Ma il Fred ha fatto qualcosa per gli aerei, sto povero Cristo. Niente proprio. No, le gomme, sto facendo la gomma, che cazzo. Mamma mia. Perché, ma perché fai, perché stai facendo gli anticarro, Ornizzi? Per fare il cannone più figo. Ma qual è il più figo? È quello perforante. Lascialo fare. Sì, lascialo, ma non c'è... lasciarlo fare. Cacati addosso. Cacati addosso. Mamma mia. Cacati addosso. Lascialo fare i suoi sbagli. Così fa lui le tutti? Figure... Mi piace farli tutti? Tutti, tutti qua. Cacati addosso. Costituzione. Abbiamo fatto la Costituzione italiana. Nel 39. Costituzione più bella del mondo. Che bonus ce l'ha questo tizio? Sto tizio. Questo tizio. È Vittorio Emanuele III. Che musiche improponibili. A parte che uno, qualcuno aveva detto che Bella Ciao era bella. No, te la metto su se la trovo. No, sono già stufo di cercarla. Tutto quadra col Flack al comando. Sì, sì, no, il signor Flack è una persona seria, no? Come Alkir. Esatto, che fa casino. Eh certo, è regolare. Ci tratta male. Arsenale della democrazia. Siamo l'arsenale della democrazia europea al momento. Il Marshall Drone. E pensa che culo. Signor Flack, can Ederly o lo spec? Ma che domanda è? Cosa, cosa... Can Ederly sono fatti? Fatta, eh? Ma è come dire pizza o la sabbia nel mare? Vabbè, che ci azzecca? Appunto, che ci azzecca? I can Ederly comunque. Perché? Se, perché sono fatti con lo spec, quindi ho vinto. Quindi ho vinto. Ah, quindi capito, c'ho tutto in uno. Ho scelto tutto. No, lo spec vince. Però deve essere quello buono, non quello che si trova nei supermercati. Quando andate nelle macellerie o nelle malghe, in Alto Adige o su per le valli, vi trovate lo spec che si scioglie. I cannoni in non bocca. Sono il futuro. Lo spec che è possibile al crudo. Tanta roba. Nessuna mod perché è una defaticante. Signor Alkiro non aveva voglia di fare niente. Esatto, ricordiamo che tutto c'è col flack, mi mette in ordine faggiano. Mi metta nell'ordine A, nell'ordine faggiano. Certo, signor Lolang, lei può fare richiesta quello anche che lei. Vuole. No, sì, quando, abbiamo già un ufficiale, ci servono flack. Cos'è che dici di flack? Cazzo volete? Non so. Spammate flack di più spammate. No, non fate spammate, fatemi vedere quanto spammate flack. Io vi denuncio adesso mi parte Alkir. Mannaggia voi, vi denuncio. Signor Gianmarco, senza Alkir però è una live pacata e morigerata, fa strano. Morigerata. Allora, lui è romanaccio. Poi c'è basta, finisce così. Esatto. Poi è romanaccio, è milanese imbruttito. Cioè, ma noi poi siamo persone di classe, cioè siamo. Io sono un noto fine economista, quindi. Sì. Quindi. Esce un attimo, così. Un vernizio, attenzione. Evasori fiscali. Kaiser Flack, non esageriamo. Flack o culo? No, quello Spano. Non la, no, vero, questo vero, non è... Sì, è vero, vero. Archi lo strogodo, giustamente. Sono una cazzo, guarda, foggiana. Sì, è vero. Ditelo in giro, mi raccomando. Segnati quella frase, Vernisti, che ci facciamo una maglietta. Quale, scusami? Quale, Archi lo strogodo? No, sono una cazzo di guardia foggiana. Bello però. In una maglietta spettacolare. Evasori fiscali. Beck scritto con la E. Bello Beck. Sì, Flack e Beck tanto. Flash. Con la E. Signori, scrivete tutti Flack male. Flack. British Empire requires aliens. Ma cagati addosso. Ti becchi solo i siluri inglese. Dove sei? Strano che oggi nessuno se la prende col Vernizzi, perché tanto sappiamo che già va in malora questa partita. Che va in malora, ma che triste. Non c'è, capito? Comunque cioè, ho fatto gli aerei per te, Flack. Chi è il gigante buono, dice San Gennaro, attenzione. C'è San Gennaro. Grazie, buon uomo, adesso li vado a vedere. Signor Flack, c'è San Gennaro.
Chi è San Gennaro? San Gennaro Marittima? Flash. Scrivete Flash male, per favore. Flash malissimo. Plank. Allora... Plank. È diventato un fisico. Flex. Flick. Flask. Però ne scrivono tante diverse. Sì, ma infatti... Ti devi scritto male, giustamente. Che spam di nome. Splack. Vernozzi. Vernozzi. Questo sembra Brignano, no? Prima Brignani, no, è Brignano. Io lo ricordo. Come i russi. Come i russi. Lo russi. Come è possibile? Ma dopo. Svizzera ha la guerra fondaia, proprio. Incazzata, esatto, non c'è Alkir, la Svizzera abbandona la neutralità, vuole espandere proprio il paradiso fiscale, e tra l'altro sono democratici normalissimi. Non è un po' così, cioè, è bello che partono guerre, ma noi in Europa in guerra noi siamo al 21% di tensione. Beh, adesso facciamo qualcosa veramente. Per focus, non vi preoccupate, a Inter scappa un peto, 40% di tensione mondiale. Proprio va in guerra 21. Anna Flack. No. Che sole è la battuta? Un buon uomo entra in un caffè viennese. Flack. Questo, facciamo questo. Allora, Greater Italy facciamo, invece che fare il nuovo impero, il mare nostro. Flack Field. Questo è facciamo. L'ha scritto bene, signor Sam. Allora vi va bene a voi altri? Cosa? Matato, fai quello che ti pare sempre. Quindi. Ah, bravo. Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Niente. Verso una grande Italia. Ma poi che lo diciamo a fare? Cosa vuoi fare? Tanto se fai impersonifichi altri, quello fa il cazzo che vuole lo stesso. Ah, sì, ho misclicato, non ho visto che anche se Flack mi diceva i percorsi giusti per farla fatta bene. Alkir non direbbe mai ho misclicato, dice che cazzo volete? Sì, oppure con il super iniziale, scelto io quella cosa, un pezzettino di fango, ma cagati addosso. Sì, ma cagati addosso, sì, Alkir è sicuramente in Svizzera, sicuro, cioè, deve ampliare il paradiso fiscale, le casse non si possono riempire. Political power, Sir Speed. No, Guido proprio i sovietici. No, i sovietici sono ancora in guerra tra sì, di loro. Sì, ora qua. Bravo, come l'ha scritto. Sister. Ma vabbè, è tutta storta la scritta. Sì. Infatti, fa molto male. SSSR. Oh, voglio picchiare i francesi. Vuoi picchiare i francesi? Oh, Verdizzi. Che vuoi? Andiamo a picchiare gli svizzeri, preparati. Muovi le truppe verso il confine svizzero. Contro lo Svizzera. Si prepari a passare dal passo del Gottardo. Ah, guarda, c'è l'armata Brancaleone. Ci vanno. Se noi quindi cambiamo obiettivo, non è più Jugoslavia? No, mi sa di no. No, la Jugoslavia l'abbiamo già presa, Puppet Battle. Ah, ok, non me l'ero persa. Non vedi che c'è Milan? Sì, adesso ho visto. Ero preso con gli aerei. C'è Milan, Milan. Sono Svizzera, non lo so come cazzo fa, però anche io lo so. Ti piacciono gli aeroplanini? No. Mostro. Ah, che c'ho le divisioni di alpini. Eccolo, vai Vernizzi. Vadi, ti faccio vedere. Vai in montagna. Lo aiuti con gli aerei, mamma mia. Guarda. Siamo in guerra con una major, purtroppo. Non siamo in guerra con una major? Sì, per toglierci i bonus. Guarda il francese come ci vuole. Sì, ti piacerebbe. Mandalo a cagare. Due volte l'ho mandato a cagare. Mi faccio l'embargo anche sulla carta igienica adesso. Avanzate! Guardate gli alpini cattivissimi! La Giulia. Qualcuno vuole fare la domestica di Beck. E l'aviazione che ti sta spiando la strada. Ingrato! Ma cagati.
Sono le mie spie che fanno gli sgambetti ai soldati avversari. Formazione. È la marina di Flak che ti sta aiutando. Tra i fiumi. In Svizzera sicuramente. Signor Gabriele, non avranno il tempo di far esplodere il Gottardo, perché noi siamo più infidi e bastardi. Perché gli è partito il giapponese? Fatto in una versione con l'Austria, accetto. Cioè De Gasperi, no, è il mio fare le pice De Gasperi. Se fossimi stato sul CK4, Renizia avrebbe messo il veto per illuminare l'SS. Cosa non ti arrabbiamo da parte? No, usiamo questi, guarda. Becchizzi. Qualcuno lega Franco. Ah no, Flak, le guardie foggiane possono entrare nelle tue mura domestiche? Sì, a gruppi di 4 però. Perché ho 4 ingressi, allora c'ho più di 7. A te ti fa schifo mettere i bonus ai generali. La Svizzera è così neutrale che ha voluto aprire 3 fronti. Sì. Accento l'acqua del Nizio Cantalino del Napoli insieme ad Attila. Allora, Napoli contro gli inglesi. Oh, Vernizzi. Oh, Vernizzi cosa? Eh no, ci sono gli inglesi, era per dirti. Sono con contro, siamo contro gli inglesi. E ora come ci arrivano gli inglesi là? Vabbè, ma bisogna più che altro per le, verso Alessandria. Sono contro anche la Francia, quindi credo che sia per una stata in Francia. Ah, ma non ha nessuno. Ah, ma siamo contro gli inglesi. Figa. Allora, contro gli inglesi, è anche lui avevo letto che c'è entrato anche lui contro. Ma la Libia non gli ha messo nessuno, No, quelli che sono in Francia, la Francia non la tocchiamo, Verdi, quindi. No, ma c'è le truppe lì, esatto. E spostati dall'altra parte. Esatto, mi sto stirciando dall'altra parte. Oh. Sia calmo, non gli ho detto niente. Te mi hai detto che sono stronzo. Sì, vabbè, ma lì c'è stato proprio uno di quegli errori di comunicazione. Proprio. Ma quello da un bel pezzo, te l'ha detto. L'ha solo pensato. Un pezzo di stronzo, te devo dire, non stronzo. Cacro ci informa che siamo a 100 like, grande Cacro di tutti. Vernizzi, vai atti la parte. E che cazzo devo partire? L'inno del Napoli con Verdi. Ma non lo cambio, io non lo so. Vabbè, mi segui quando vai. Napoli. Ma ti sei Napoli. 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 Ragazzi della curva. Napoli. Tristezza. Madonna. Mamma mia, c'è cioè, proprio. Perché neanche se avessero perso tutte le partite la cantare. Ma in realtà le hanno perse, quindi va bene. È giusto che lo faccia così triste. Ma come? No? Ma se ogni volta dico che vincono e tu mi dici. E perdono ogni volta che dici che vincono, perdono. Oh, è una sfiga, Flak, porca vacca. Ah, perciò l'Austria verso la guerra, perché lei ha furia di parlarne. Sì, però non serviva a ferire i miei sentimenti, eh. Beh, vogliamo far ripartire il tempo oppure c'è qualche motivo particolare per fare tutto questo? Mi stai sul cazzo, va bene? Poco prima ha detto non ferite i miei sentimenti, cioè. Attenzione la flotta, sì, però francese che si unisce alle mie vittorie, deve ti dar cazzo francese. Abbiamo perso la superiorità navale in Italia, com'è possibile? Che stai dire? Chi è che sta volando in Italia? E adesso facciamo gli inglesi sta volando. Total War, facciamo sottomarini Total War, adesso vi faccio vedere. Una ripresa. I danni. La vergogna. Guarda lì. Purtroppo c'hanno questo, signor Becco, perciò quelli, che portano gli aerei. Ci sono ancora quelli scarsi, però. Sai che c'hanno? Hanno Malta. Ah, eccolo. Adesso comunque ho ripreso il controllo. Ho messo il subito aereo. A fare questo. Cosa hanno preso? Ma questa guerra in Svizzera vogliamo chiudere o vogliamo giocare? Siamo in pigiama party, facciamo. Non è facile, E secondo me. Già non è facile, poi c'è Vernizzi, è ancora peggio. Non abbiamo carburante. E certo. E lo sto anche importando. Quanto ce ne vuole qua? E io consumo meno di 1000, voi 3.700, 4.000. Vabbè, che fai? Ce lo fai pesare? E certo, io gli alianti. Ho fatto risparmi. Sì, come li butti su con i missili.
gli Sputnik. Esatto. I missili sono i propulsori, in realtà. Ci arriveranno mai dall'altra parte del Mediterraneo queste divisioni? Faccio, con lo supporto. Bernizzi può cantare padre e figlio. No, qui non si non si sta concentrata, non vi cagherà più, non signore. Continuate l'attacco. Farà molto fatica, il suo cervello adesso è unicamente. Gli organismi e il petrolio è il futuro? Certo che è il futuro, ma se non lo importano... c'è il petrolio, c'è adesso, non rompa i peni. Bernizzi, canti camminerò. Era. No, non la so. Che ignorante. Uno like, qualcuno spari a uno dei dalmat. Io... ora qua. Qualcuno ha detto convoglio di Gibilterra? Eh sì, Gran Bretagna, Gibilterra. Gibilterra è diventata... Ecco, a proposito di rifornimenti, però... ma lei è un pazzo, ce l'ha con 7.000 carri fino laggiù. Ah, non sono così tanti. E poi, giustamente, si parla di una divisione pazza. La pazza? Qui ci sono... Cioè, ho visto che stavano cercando di sbarcare con i fogli... Guardi, lo insacchi! Presi, guarda lì, vittoria. Bravo. In fondo al mare. Vediamo. Faccio se riescono a sfondare. Ah, 194.000 vittime, 115.000 uomini in mare. Leviamoci del brandy per festeggiare. Mostro! Emozionato. Ma perché ha fatto così? Bernizzi, quando è fatto la Titanic, ha stappato la boccia, è stappato. Vediamo le divisioni di Verni intanto, come sono per Verni, ma niente atomiche, a sto giro non sarà lui. 39, raga, siamo ovviamente è un po' presto chiedere già le atomiche. Vedo domani live Vernizzi su Spore con in sottofondo l'inno del Napoli, eppure butto con Erika in sottofondo. Qui però ho bisogno di rifornimenti, sono qua, è un disastro, non serve un porto. Il signor Mulla è incredibile, il sottopalla di Vernizzi che ha delle qualità dinamiche incredibili. Vernizzi deve ancora cantare Rap God, ti ricordi? Ah sì, ma quello lo devo fare con intelligenza artificiale. Vernizzi, canti l'inno dei pescatori. Come faccio a cantare Rap God? Che cazzo sono? Hanno detto di cantare l'inno dei bersaglieri. Non lo so. Sono timido. Qui non si avanza più in Svizzera la situazione. Sto aspettando il canale ferroviario. Quando è che finisce? Nel 5 agosto. Non puoi risolvere ogni conflitto, ogni cosa con un canale ferroviario. 6 mesi. Non serve il cannone ferroviario, però aiuta. Sarebbe bastato avere una scritta aerea. Ce l'hai, guarda, un po' di bonito, ce l'hai. Non è sufficiente. Tu non sei sufficiente. Ti rimando a settembre, ti rimando. Vabbè, ma sto attaccando un fronte piccolissimo, sono tutti pieni di... Ma scusa, fagli uscire, fagli sprecare... Buonasera, signor Matteo, buonasera. È arrivato buonasera. Napoleone. Mentre litigano aviazione ed esercito. Guarda, l'amministrazione Flack aveva già espugnato la Svizzera. Regolare. Sì. Tu non hai visto Scuola di Guerra, questa è la verità. Perché eri troppo preso da te stesso, non hai visto la Scuola di Guerra di Flack. Cosa vuole l'Irlanda? Non lo so, che cazzo è successo, Tango? Adesso chiedo al pubblico, quanti hanno visto, hanno tratto il giovamento da Scuola di Guerra? Senza fondamenti non posso attaccare. L'Irlanda si sta contro il British. Sta costruendo il porto, Verne. Perciò forse ci hanno chiesto. A tre quarti. Sì, riusciamo a fare una fazione, perché no? Giovenizzi ci dica allora cosa sa.
Cioè c'è il 38% di guerra di tensione mondiale. Cioè, capite che è possibile. Ok, il francese sta venendo invaso in casa sua. Guarda, no. Sì, ma francese. Ma che coglione, cioè veramente. Allora, Altir sta andando a cagare, eh? No, no, da, è andato da giochi preziosi, è andato. Signor Flack, se mi riesce a catturare Lana May, faccio uno striscione scritto Flack Imperatore. Ma non. L'Austria. Aspetta. Oh merda. L'Austria cosa? Si è unita alla. Alla si è unita all'Austria, alla Germania. L'Austria è unita alla Svizzera. No, anche sì. La Francia si è unita alla. Andata a cagare. Oh merda. Vabbè, è successo qualcosa che non doveva accadere. Può accettarci. Ci invita anche a noi. Cosa vogliamo fare? No, noi dobbiamo fare l'Europa. Okay. Buonasera, signor Davide. Corcazzo, allora, corcazzo. Diciamo. Per giocare con noi deve venire sul disco. Grande Mulles. Signor Fabio, un bolo ovviamente dice di portare il trabucco. Il posto del cannone. Per viare. E via che si assedia Alessandria. È molto lontano, signor Andrea, molto lontano. Vai, prendila. Già che prendi gli aerei, già è una cosa importante, se gli dai quell'aeroporto. Almeno possono volare un po' meno aerei. Ma vaffanculo. O ci puoi fare il giro da dietro. Fai il giro da dietro e prenditi l'altro porto. No, no, c'è qualcuno sull'altro porto. Vi respingiamo, signore! Porco d'un cane! Utilissimi, video fantastici. Scuola di sperma, sì. Io ho visto scuola di polizia, giusto. Anch'io! Io ho visto scuola di guerra, ma non ho capito un cazzo sulla marina. Se lo riguardi 8 volte, allora. È normale, devo guardare al contrario. E capirà tante ogni volta, cose. Ogni volta che ne facciamo un qualcosa... dobbiamo andare in guerra contro il mondo. Fammi un porto qua. Sì, ma che cazzo di strategia è qua? Un porto di 6 metri? Ma non c'è rifornimenti, che cosa dobbiamo fare? Ho visto scuola di evasione fiscale, di evasione fiscali. Bravo, signor Yeknom. Adesso fate le divisioni decenti grazie a signor Albo. Ok, si spostano le truppe. Avanzate! Che uomo di Gasperi, somiglia a Vernizzi. Fammi vedere un attimo. Ma non credo, De Gasperi fa cagare, cioè, no, è più sex symbol. È un bell'uomo proprio, cioè, è più sex symbol, Vernizzi. Sì, cioè, se gli vai davanti, cioè, poi gli puoi solo baciare. E non continua. Gli puoi solo baciare e basta. Sì. L'avete fatto i focus per i carri? Che focus per i carri? Non lo so. Ci sono dei focus per i carri? Focus della ricerca? Siamo arrivati qua. Siamo nel 40, adesso facciamo i carri del 40 e procediamo avanti. Siamo rimasti un po' indietro con l'esercito, bisogna andare avanti anche con il recon. Anzi, è più importante l'aumento del recon. Ma come, signor Mulles? Cioè, sono il signor Beck e il signor Vernizzi. Cioè, a me il signor Flack ci ha skippato la scuola di guerra. Cioè, 10 cazzo proprio, la cosa più fondamentale e importante. Ma è affatti, io lo so. Cioè, giocherà sicuramente l'Australia, per forza. Siamo sotto di 1300 carri, se vuol saperlo, Vernizzi. E basta? Sì, infatti, non so. Akir questa sera è andato in clinica per recuperare lo stress di scappa del tempo. Esatto. Sì, sì. Sto facendo yoga. Sto facendo tanti ritardi e tanti... In mezzo a Piazza Duomo a Milano, lì a Piazza del Duomo. La Bulgaria si è unita... Ovvio, signor Kangos. Gli altri, si sta capendo ovunque più un cazzo. Dai, entrate. Messaggio. Ah, abbiamo l'India contro adesso. Ah, beh, non tutta una parte. Mi cago sotto. No, Francia di merda. Bravo, perdi. Ma la Francia avanza. Ma
non si capisce un cane, quelli comunisti sono entrati insieme a... Vada, entri a Berna, signor Vernetti. No, che entriamo! Entriamo, è mia! Vaffanculo! È mia! È mia! Ma che cazzo è successo? Abbiamo preso la Svizzera. La Svizzera è andata. Ma da alcune parti sono andate i tedeschi. Che ti devo dire? Vabbè, abbiamo preso il Ticino. Qui c'è stata una penetrazione. È stato un errore di comunicazione. Benizzi canta l'inno di Mamelia, non lo sa. Ma tra l'altro abbiamo supremazia aerea in Inghilterra. Vedo ancora il trabucco motorizzato. No, no, ci deve essere. L'ha messo prima il signor Benizzi. Dove sta il trabucco motorizzato? Non ho fatto ancora in tempo a fare il... A fare il carro medio. Volevo fare... Ah, no, in realtà volevo fare il... Vabbè, rinomino quello che sei dalla main e basta. Lei è proprio un marrano. No, volevo fare proprio il carro. Lo so, vabbè, volevi fare proprio il nome del carro. Vabbè, però è una divisione che abbiamo. Adesso ti sto ricercando quelli del 40. Questa qua, guarda. Anzi, le faccio quella la medagliata, così almeno... Trabucco. Dai, i messaggi in mezzo allo schermo, tutti i messaggi. Mamma mia, si lamenta lei pure. Una merda, sto gioco è una merda. Lei è una merda. Ma come, abbiamo Vittorio detto. Ambrosio per la cavalleria, cioè ci abbiamo un decente. Ah, questo doveva fare. Da democratici siamo idioti. Andiamo a produrre il sottomarino OP. Qual è il vostro Discord? Sta nel canale scritto, sì. Sì, dovrebbe essere scritto nel canale, sì, sì. Sì, sì, vedi nel canale, fino a Davide. No, ho sbagliato. Niente, tutti vogliono comunque per inizi che canti. Ok, ho trovato Discord, che l'aveva trovato, a posto. Qual è il nostro prossimo passo? Un passo falso, ovviamente. Chi è che dobbiamo attaccare? Chi devo dirigere le mie attenzioni aeree? E signor Flack, Franco Bolo ancora ti chiede una stappata di bottiglia con la ciola per i 3.000. Ah, arrivo, devo prendere acqua, però. A parte, mi avete fatto ricordare che devo bere pure io, però non c'ho più l'acqua, Dio Cristo. E allora, signori... Perché trasformata in vino la trasformata, ricordati. Sì. Sono un pericolo pubblico, devo andarmene via. Oh, ma mentre sto facendo il design del carro, mi è suggerito, è andato sul carro leggero. Cioè, stavo facendo il carro medio, è diventato il carro leggero. Non so cosa. Entra, non entra, signor Ducezzi. Grazie, lo recuperi, signor Mulles, lo recupera assolutamente. La rabbia di Vernizzi è magica. È inimmaginabile che hanno preso un pezzo di Suez i francesi, mangia baguette. Purtroppo. Fanno i colpi gobbi da dietro, anche li devo usare. E poi Vernizzi è nato. Sono francesi. Dove... Ma c'è un po' di esperienza l'amico qua. Vernizzi, quando comincia la serie su Oi con la clan legge italica, e credo sarà direttamente a dirla, no? Tempo al tempo, popolo, tempo al tempo. Il signor Tosto deve andare, signori, io vi devo lasciare, vi auguro una buona serata e una buona notte. Se dovessi entrare in un'arte, insultatelo da parte mia. Una grandissima e gloriosa risata. Grandissima. Grazie mille, signor Tosto, per prima e buonasera. Grazie mille. Buona serata. Io un episodio speciale di Scuola di Guerra dal prof Backfield, visti i feed correlati che mi arrivano da YouTube. Sì, arrivano feed strani da YouTube da quando lo si può dire, siamo in fascia protetta. Ah, ho capito, ho allenato zero allora. No, qua il triangolo lo si buonanotte, considera. Buonanotte, signor Pepo, buonanotte anche a lei. Buonanotte. Sogni, signor Vernizzi. Allora, signor Vernizzi. Che vuoi? Si prepari che andiamo a prenderci la Grecia. Interessante la Grecia. La Grecia è sempre buona a mandarci gli alpini.
Vabbè, io ormai me ne sto fregando proprio più un cazzo, sto seguendo solo la challenge questa roba. Tiranni chiede se Vernice è nato in una capanna al freddo al gelo in una notte di dicembre. Ah, è confermare? Per ottobre. Ti spingo un po' più in basso. Ah, vedi, si spinge. Non così in basso. Secondo Angoz, io credo che in tanti anni della mia vita non avremo mai fatto un alleato di questo. Ci andiamo sempre da sole, non c'è fotte un cazzo di nessuno. Perché a noi appunto i guai ci piacciono. Esatto. Sì, sì, Alex G ci lascia anche lui. Buonanotte anche a te. Buonanotte. Buonanotte, buonanotte carissimo. Nonostante signor Andrea gli ha ritirato il messaggio, gli... Facciamo entrare anche la Jugoslavia nel conflitto contro la Grecia. Se ti serve, sì, perché la Grecia poi entrerà in guerra contro contro tutti, cioè la Grecia entrerà in fazione con l'inglese. Allora sì, dai, facciamo entrare anche lui, così c'è il fronte più grande. Va bene. Devo fare il focus, quindi ho ancora 35 giorni, altri 70 giorni. Allora, vediamo un po' qua. I fucilozzi. Andiamo di... Breakthrough. Fra 70 giorni prendiamo i war goal anche contro la Turchia. Ottimo. Però entrerà in guerra contro gli inglesi. E picchia lo sto microfono. Credo negli esseri umani. Credo negli... No, stanno cantando la canzone. Credo negli esseri umani, che hanno fatto degli esseri umani. Sì, effettivamente, signor Gabriele, l'hanno fatta col culo la bandiera dei soviet greci. Deve essere appunto bruciata. Oh, finalmente il cannone ferroviario. Inizi canti l'inno della Wehrmacht. Cosa mi chiedi? Ma non... Vernizzi qua... non risponde. Vernizzi, ma non. Allora, questa è l'artiglieria. Andiamo di breakthrough, assolutamente. Le ability e poi artiglieria incazzata. Hai sto prendendo i carri svedesi, signora Vernizzi. Fa come Vernizzi. Ah, guarda che belli questi carri. Sono in sconto. Vernizzi, canti la sigla delle principesse sirene. Che cazzo, signori, ma io ne sono, giusto così per sapere il ritardo del signor Archero, quanto 2:48. Ma il signor Archero è un uomo veramente impegnato, Vabbè, questo altro come... significa proprio un fidelis proprio. Ma io quasi quasi vorrei dei parà. E invece non li avrai. Lui li fa lo stesso, frega un cazzo, lo faccio così. E che cazzo puoi preparare più in Svizzera, che è stata già linciata? Com'è bella la live senza lo strogodo, pure noi ci siamo un po' pensati, tranquilli. Oh, quanto ci vuole per questa dichiarazione di guerra? Sì, finalmente è nato il cannone. Quanto tempo serve? Fatti i cazzi tuoi, prima di tutto. Attenzione, questa è bella, un'idea del signor Pirani.
Quindi ci faccia un video corso in cui ci insegna a rimorchiare le belle donne e gli uomini brutti. Tutto gli uomini brutti, eh. Io propongo una punizione per Akiper. Ci illumini, signor Francobollo. Ce lo dica lo stesso. Anche il nostro godo Nabbo starà assistendo a qualche comizio comunista. Molto guarda probabile. Qua, guarda qua, la flotta inizia a fare cose strane. Sottomarini che distruggono Destroyer e Light Cruiser. Che dice la sua discolpa? Però signor Giovanni Gentile, lei ancora non ha detto niente sul fatto che Alkir non ci sia, eh? Ancora non ci ha detto niente. Cioè, abbasso Alkir, però stasera non c'è. Cosa ne pensa? Esatto. Che non c'è il suo potere stasera. Mulles chiede se Attila racconta qualche aneddoto interessante sull'RP che avete fatto. Un aneddoto? Un aneddoto, ma credo sì. Che cioè, litigavamo per il kebab. ma malamente proprio. Allora ve lo racconto io un aneddoto interessante. Bravo, bravo qua. Ma sul dick però. No, su quello che abbiamo combinato noi. Io in particolare. Ah, sì, io a un certo punto con tutti quelli che venivano a parlare, a fare diplomazia da noi, gli dicevamo che qualcun altro gli parlava dietro. Ad esempio, veniva il francese, diceva: ah, guarda, è stato bello, però dovrei dire una cosa. L'italiano una volta che ho parlato con l'italiano, non so, cioè, ha avuto un po' da dire cose brutte nei suoi confronti, insomma, che ha la puzza sotto il naso e queste cose qua. E lui: ah sì, davvero, va bene, vedrò, ne parlerò, indagherò. Poi arrivavo l'italiano e gli facevo: ah, ma sai che il francese non ha parlato. Ci ha detto cose brutte, esatto, ci ha detto cose brutte nei suoi confronti. Arriva l'americano. L'americano uguale, cioè, facevamo così con tutti. Sono casciata. Posso confermare anch'io che quell'unico episodio in cui ci sono anch'io l'ho visto in persona Vernizzi fare così. Però signori, c'è una bella domanda del signor Tira: ma eventi a Como o Milano ne farete? Allora, a Como noi facciamo solitamente vicino, come a Brescia, il Gardacon. Abbiamo già fatto una Gardacon a marzo e lo faremo un altro novembre. Seguite i social perché mettono sempre queste cose. Probabilmente, esatto, eseguite i social che diciamo sempre eventuali eventi. A Milano un po' meno, ma no, in realtà no, non è vero. A Milano ogni due mesi, adesso l'abbiamo appena fatto ad aprile, quindi tra l'altro due mesi ci sarà, noi facciamo al Bobino, che è una teca, facciamo eventi VR. Quindi non è strettamente legata alla nostra, alla serie di... La serie che portiamo. Però ci sono degli eventi. L'ultima volta abbiamo fatto un torneo 1v1 in VR dove dovevi sparare e evitare i colpi nemici. È stato molto divertente. Però comunque rimanete sintetizzati, come dice Attila, sui social, perché noi queste cose diciamo sempre cosa facciamo. Quindi anche sul Discord c'è il canale in alto che aggiorna sugli post sui social. Quindi non avete scuse. Sì, li trovate tutti loro davanti, cioè perni in VR col mascherone in faccia, cioè. Punizione per Alkir: gameplay su OI in cui devi fare tutto quello che dice Vernizzi a ogni proposta di Vernizzi e dire: certo mio signore Vernizzi. Sì, mi piace, sono d'accordo. Sì, accetta, sì. Cioè, ci sta a fare una roba. Guarda, piuttosto. Adesso il signor Gentile ha paura dei complotti di Alkir che sta facendo esternamente. Piuttosto che accettare una roba del genere, si taglia la luce. E niente, non possiamo invadere, signor Vernizzi. Effettivamente, okay. Signor Ducetti. Che purtroppo bisogna giustificare. Però vediamo, aspetta, fammi vedere. Il mondo in guerra e siamo al 55% di giustizia. Sì, sì. Dai, a breve sto facendo un'altra strada per dichiarare, su.
tenga duro. Vabbè, ma a questo punto chiediamo l'accesso ai francesi comunisti e vado a combattere in Normandia. Ma quindi in Grecia dobbiamo andare più? No, a quanto pare. No, fra un po' ci giustifichiamo. Che era una guerra direttamente. Allora, il problema è che dopo c'è tutta la maxi alleanza europea. Hanno fatto l'Europa agli altri. Questo non so. Vabbè, davanti al pubblico non credo che siano verniti. Però io vorrei fare una lamentela. Esporre una lamentela anche nei confronti, anche a favore del mio collega Attila, perché lui comunque investe risorse, fa dei piani di strategici di spionaggio, investe tempo e risorse, poi le cose vanno in vacca così e non si fanno più. Chi è che non si fa più? Ho detto che è soltanto, come si dice? Vabbè, ma io tanto le tizie l'ho mandate a Mykonos, tanto però sono pagate dallo Stato, sono spesate 140 giorni, è cazzo dello Stato, si sono belli. Siamo noi lo Stato. A me va bene. Dico 10.000, me ne prendo 1.000 io e 9.000. Vado un attimo a cagare, ritorni adesso al governo, ci sta Alcide al allora, principio. Benissimo. Madonna. Aspetta un secondo. Ma la Grecia è comunista anche lei. Ma vuoi vedere che la Grecia, se gli dichiariamo guerra con la comune francese e quindi anche con la Germania? No, perché può entrare solo in guerra contro con l'Inghilterra. Cioè entra in fazione con l'inglese la Grecia, perché ci siamo in guerra. E fu così che... Fu così, esatto, che ci picchiarono violentemente. Non mi fido tanto. Perché deve entrare col tedesco, scusa? Vabbè, senza paura, fatele basta, senza paura. Bravo. Comunque il signor Gira sempre dice dell'evento di Brescia è molto interessato e voleva sapere se in futuro ci si rivà. A novembre dovremmo teoricamente ritornare, sì. E quella è una volta all'anno. Due volte all'anno. Sì, una la primavera, febbraio, cosa, quando è stato? Sì, è marzo. A caso. Ok, quindi... a Bologna. Autunnale invece quando è? Essere a novembre. A fine, sì. Anzi, la prima era l'ultima. Prima però, signor Gila, comunque veda sempre i social, perché lì c'è tutta la lista di dove sarà la prova. Poi nessuno ci vieta di fare eventi locali, esatto. Andiamo a fare casino. Una volta all'anno Alkir ci invita nel suo locale e facciamo bordello. Esatto. Quindi, nessuno ci vede a fare un viaggio oltre oceano. Ma sarebbe vero fare un flash mob nel locale di Alkir. Esatto. Tutti nudi. Con gli striscioni e lo strogoto. Basta lo strogoto. Esatto, pezzo di fango. Ci mettiamo sotto la sua azienda. Questo è un errore. La radice quadrata dice che quando c'era Alkir, le guerre si dichiaravano in orario. Ma non c'era democratico quando c'era Alkir. Lo si poteva in cazzo che si voleva. Signor Flavio, ma lei ha cagato dalle 21.30 fino alle 23.50. Signor Flavio, credo che siamo tutti interessati alla sua situazione anale in questo testinale. Entro in un wormhole, mamma signor Flavio. Zone centro Italia ancora no. Cioè Massimo, che state? Emilia Romagna, quelle zone lì. Massimo, il più basso che abbiamo fatto è stato Pistoia. È vero. Vabbè, signori, con calma, pian piano scenderanno sempre di più e diventeranno meridionali. Più che altro non ce ne sono tante, o no? No, infatti, no. Nel nostro circuito non ce ne sono molte. Ma siamo con Gamers Arena, seguiamo loro. Gamers Arena prima o poi si espanderà. Si espanderà adesso. Si sta già espandendo piano piano comunque. E perciò è quello che sto dicendo. Piano. Entra anche nelle fiere più grandi. Una realtà importante. Sì, magari nomineremo anche dei fini montatori, dei fini assistenti per le fiere, che ne sappiamo. Dei fini smontatori serali, sarebbe anche male. Smontatori. Poi se su YouTube continuiamo ad andare, chi lo sa, possiamo andare noi a random in e magari venire pagati, stipendiati, diventare milionari come PewDiePie.
Sono un S, io sono tutto. Meglio. Tutto quello che vuoi. Urologo, ginecologo, tutto. Vogliamo l'evento a Scampia. Però lì spariamo direttamente senza il VR, proprio la pistola. Grazie, me la diventa un escape room. I leghisti. 35 giorni, signor Vernizzi. I leghisti del cazzo. Sti leghisti del cazzo. Io mi dissocio dai leghisti. Allora. Signor Francobollo gode perché c'è l'assemblea di istituto e non si fa un cazzo. Bei tempi. Ah, beati voi. Bei tempi, beati voi, beati voi. Quando il mio preside aveva l'onomastico, non entravamo a scuola, bellissimo. Ci aspettava là fuori. Ci aspettava là fuori, ragazzi. Andate a casa, andate a casa. Non ti è bello di entrare al bar. Micchia. Portava le paste. Signori, vai, scatenatevi. Prendiamo il pulsante rosso. Prendiamo il pulsante rosso. Iniziate. Attaccate questo essere appena arrivato. Che cazzo avete combinato? Dove era a cagare il signor Flavio? Sì, che voce ce lo dice, tra l'altro. Al mio lo strogoso. Fai no, partire subito il sondaggio. Preside anarchico. Ah, no, anche lo strogoto nabbo. Vai, spam. Abbasso il guelfo. Il tiranno. Ma ho anche dei difetti. Mangia mentine. Mangia mentine. Ma sta entrando? Sta entrando a vedere questo mascellone qui. È arrivato Satana. Mascellone pigli nel 41 non avete ancora fatto niente, vergogna. Signor Francobollo, dopo parleremo del mio preside. Che purtroppo è stato un anno, è stato solo un anno purtroppo. Chissà come mai. Perché era vecchiarello. Chissà come mai. Ho fatto due giorni di lezione tutto l'anno. Compleanni. Noi prendevamo l'appuntamento, signori. Prendevamo l'appuntamento con i professori. Il signor Gila mi ha dato del proctologo. Ah no, il signor Piragna mi ha dato del proctologo. Abbasso anche. È arrivato anche ed è partita la pubblicità. Chissà come mai. Oh, ma possiamo dichiarare guerra contro il greco, dai, veloce. Sta entrando anche o no? Come lo sciabbo? Com'è lo shuffle qua? Che è il shuffle? Chi sta usando cosa? Tutto la marina, Vernizzi l'esercito. Back l'aviazione. Lo spionaggio. Lo spionaggio finto proprio. Proprio finto. Mi sto dilettando a leggere la chat proprio. Esatto, poi il signor Flack faceva le sue veci, quindi ci dava del pezzo di fango. Sì, fame. Fame. Li ho insultati a modo. Oh, pezzo di fango. Anche il razzarone proprio. Operato alle tonsille, signor Artil. Sì, lo ammetto, sono stato operato alle tonsille. Ti hanno detto, ma stava dormendo? No, stavo al lavoro. Si è alzato con la voce secchi? Stavo al lavoro. Arrivato con questa voce per venirci a concupire tutti. A differenza vostra, io produco benessere mentre voi solo disagio. Per te stesso. Alle medie abbiamo picchiato un pedofilo. Ma che cazzo? Che aspettava? Praticamente una compagna che di classe. Va bene, lasci stare, signora. Va bene così. Va bene così. No, ma abbiamo fatto la cosa giusta, però. Cioè, quella parola non la ripete mai più in un live di YouTube. Allora, c'era questa pantofola? Signor Samu, fra poco le arriva la guardia di finanza sotto casa. Ho già dato mandato ai miei 8 avvocati di venirla a prelevare. Vado a prendere da bere nel frattempo, io. Intanto Uri, abbiamo 47 voti, di cui 11% pensano che Alkin sia un nabbo, il 45% un ostrogoto e il 45% un proctologo. Un proctologo è molto, molto probabile. Non c'è opzione proctologo ostrogoto, nabbo. Quello non c'è. Addirittura spunta un saraceno dalla chat. Altri la contrabbandava sigarette.
sicuramente me l'aspetto da attimo. Per arrotondare poi dopo, ecco un altro che riceverà i miei avvocati, un pool di avvocati. Dice, abbiamo paura del suo avvocato con 8 nomi. Posso assicurarle che quando gli darà il biglietto di visita, che è una pergamena, si pagherà in mano. Ma Verdizio è già caricato. Io mi spaventerei veramente, effettivamente, se mi allunga la pergamena. Perché ricarica? Signor francobollo, è tutto da dimostrare. A chi trocca borsa cinesi? Poi Flavio dice: dottor Alkid, querela peggio di Parenzo. Usa lo stesso studio legale? No, io uso lo studio legale che difende lo studio legale di Parenzo. Ah, ecco. Beccati Stitalia. Le tasse. I miei avvocati stanno già lavorando. Vabbè, posso dire che questa partita è una vergogna. Ce n'è ancora invaso la Francia. Che schifo. Sì, vabbè, ma che vuol dire? Guarda che cazzo di alleanza hanno fatto. E poi guarda che c'è Mascellone al trono. Ah, ma stiamo con gli sfigati, non ho capito. Con gli sfigati. Con gli sfigati. Vabbè, Vernizzi, è arrivato Alki. Alki, cosa vuoi fare? Paus. Loss. Sì, faccia lei il coso dell'intelligence. Cioè, palla a sinistra, palla a destra e una figa a caso. Per dire. Ma a Roma non ancora, signor Gentili, abbiamo detto Pistoia. Vabbè, è stato il massimo livello di terronaggine. Pernizzi, è pronto con la Grecia? Certo. Se lo stiamo perdendo. Va dai, anche lei è un rush puttana. No! Alkir. Dica. Vada, dichiari guerra alla Grecia. Faccia qualcosa. Attenzione, il signor Gentili si è avviato, anche il comunista subito. L'hai triggerato. Chiama anche la Jugoslavia. Ah, non entri in fazione, bravo, bravo, Jugoslavo. È un gigante buono. Sì, sì, guardate adesso, vi faccio un truccone. Si invita, vedi, si invita la Turchia nella guerra. Poi la cacciamo, così ha perso le garanzie inglesi e tedesche, e poi le dichiariamo guerra. No, che mostro. Queste sono tecniche che voi poveri italiani non potete capire. Qua l'Austro-Ungaria, l'Austro-Ungheria ci ha guadagnato l'impero. A farli fame? Certo. No, a pugnalare le spalle. Ah no, quelle la flotta greca contro i sottomarini, che fine che fa? Non c'è più la flotta inglese, non so più dove andare a prenderla, Vernizzi. Ma chi ha portato l'Italia col CD dei Gasperi? Chi è il malato di mente che ha deciso di portare il CD dei Gasperi? Ma che problemi avete? Ma che infanzia di merda avete avuto, cazzo? Voleva portare per l'ennesima volta di nuovo Mascellone, che adesso al contrario, porca troia. No, ma non Mascellone, ma piuttosto portavo Staboletta con gli atti. Bello, complimenti. No, con gli atti, Italone Balbo. Ma no, De Gasperi, puttana la bastarda. Vabbè, diciamo la verità, dai, ce la volevamo far triggerare. Sì, sì. Cioè, danno, giocare col CD dei Gasperi è come un vecchio che cerca di scopare. Sì, infatti Vernizzi, muovi, ti hai rotto il cazzo. Abbiamo preso la 10 in un istante. Grazie alla Marina. Alkir è appena tornato da una session al casino, si è ballato tutta la fresca guadagnata dagli abbonamenti. Purtroppo lavorando con i casino non posso giocare. È brutto, molto brutto, ma non posso giocare. C'ha le mani dappertutto. Ti respingiamo, signore! Dovete stare attenti. Beh, basta Grecia, cosa bisogna fare ancora? Esatto, anch'io. Cioè, che cazzo. Beh, cazzo, è un punto. Sì, vabbè, De Gasperi poi è stato scelto da.
da un veto tramite un fine economista. Un veto fresco c'è stato. Ok, questo è il signor Samu, fa ridere, anche il dipendente di poltrone sofà fa veramente un sacco ridere. Non bisogna proprio sbarcare qui, Verni. Ma ci tocca veramente? Ma che palle! Ma diventiamo Master Rai, ok. Basta uno? Ah, mica 10, ci piglio 8 anni così, Vernetti. Porca trota. No, c'è ragione, aspetta che lo rifaccio. E basterebbe che prendessero Samos, questi quattro scemi qua in Turchia. Vai, faccio io la ricerca, vai, così rovino tutto. Si rovina tutto. La gomma come siamo messi? No, dai, siamo bene con risorse. Aspetta che forse possiamo abbassare un po' la benza che importiamo. Decisamente. Delle fabbriche le fatte per il petrolio? Sì, ma guarda. No, è giusto per sapere, ma facciamo almeno un po' più di gomma. E le stiamo facendo, ma con una lentezza disarmante. Ovvio, me le sto rubando tutte. Niente, il mio avvocato dovrà lavorare anche il fine settimana. Si parte, attenzione. Gabriele Gentile, la punizione gliel'avete detta, signore. Cavolo. Via, pigliate tutto. Piattalo. Che mi hai irritato. Non abbiamo i punti. Come non abbiamo i punti? Io ci dà pure un complimento, però sei un cri, eh? Non gli dica queste cose. E ce l'ha tutto a noi. Non ho capito. Neanche io. Ce l'ha tutto a noi. Sì, ma con che criterio? Ah, il turco è riconoscente. Signor Gabriele, credo di avere ancora diffida al casino di Lugano. Non posso ancora giocarci per 6 mesi. Perché? Perché conta le carte. Molto. Ah, che brutto mona. Conta le carte. Amico mio, se contavo le carte stavo qua. Ma falla finita. Infatti stava spezzato con le gambe rotte. Mi pare giustamente la gente. Niente, sottomarini troppo efficaci. Glielo spieghi per favore, signor Alkira, signor Muller, come fa a fumare live senza farsi notare? Io come faccio a fumare? Fuma dal culo, signore. Che vuol dire come farsi notare? Non ho capito. Senza farsi notare. Spegnere la webcam. Si a caso. Quello di Locarno? No, ho lavorato. No, non posso, solo diffido anche a quello di Locarno. L'unico, possiamo andare a campione se vuole, signor Gabriele. Perché lui, perché già la diffida? Perché lui è una persona sociale e beve. E beve. E fuma. E fuma. E beve. Eh no, perché lavorando con questi casino ovviamente mi danno la diffida. Non vogliono la tua fresca. Non possono accettare la mia fresca. Sì, non nulla, sì. Allora vai a gratis. Io non pago perché non posso pagarvi, però voglio giocare. Tutto gratis. Ma lei vuole tanto giocare, signor Archi? In che senso voglio tanto giocare? No, perché se no ci dai i soldi a noi andavamo noi. Un
merda è, scusate, cioè, voglio giocare, giocate voi con i soldi miei. Merda. Ma noi lo facciamo per te, un favore. Dopo torniamo e ti raccontiamo come sta. Esatto. Bravo. Ci siamo divertiti un sacco. Papà, dacci un altro 50 euro. Ho toccato tutto con i dadi. Ma scusatemi, noi siamo democratici, quindi non possiamo fare governi collaborazionisti? Cioè, con questa merda fotonica? Così, così sembra. Complimenti a tutti per la scelta. Francese, però, fammi entrare nelle tue terre, per cortesia. Domanda di accesso militare. Esatto. Ascolta, fammi rispondere a me. Sbarca. Norma Lange mi ha praticamente chiesto di cantare Erika. Faccio uno spezzone piccolo. Ma ha chiesto, canti il canto norreno dove Odino va nell'L per cercare di salvare Baldur. Non sa le parole? In tedesco la vedo dura, eh. Ma sa bene Flack quella canzone. Vabbè, dica due parole a caso. Con quel tono. Punizione per il... ditegli sta punizione al signor Sinacri che dovrà fare. Piccheranno Valkyr con una corda d'oro. È uno strogoto raro. Ovviamente è un po' raro lo strogoto. Strogoto raro. Come si chiama? Uno strogoto shiny. Esatto. Rubò due puelle. Il Vic la canta meglio. Nel questo. Parco del re vendendole per denaro. Danaro. Comunque mi sarei aspettato più un impiccheremo l'ultimo re con le budella dell'ultimo prete. Sa che in Francia. Quanti aerei? Quanti... ho alzato lo sguardo. C'era una volta Piragna Rosso. Noto pezzo di fango. Ma superiorità navale nella Manica è impossibile, eh? Sì, ma fa ridere perché... Ma un aeroporto dove posso mettere gli aerei qua vicino non c'è? Maledetti a loro. Anche il cliente di Bocca di Rosa. No! sai che adesso sarebbe interessante... Aviazione? Aviazione invece ci avremmo la superiorità aerea. Sì, ma non ho gli aeroporti lì. Scusami, adesso che abbiamo l'accessibilità non ci puoi mettere... Ah no. No, non ti ci fa mettere le truppe. Ehi, Harry. In calera. Ah, che palle. Vincerò. Questa gente qua che giro sta facendo? Ah, sono i zibini. Vabbè, andiamoci a prendere Cipro, visto che siamo affezionati. Il signor Lolang vuole entrare e poi arrivò il signor Lolang che prese da dietro il signor Piragna. Oh, aia. Davvero potrei portare la flotta su, ma ah no, c'è Gibilterra. Ti leggo la sua punizione di francobollo, sì, adesso facciamo leg? La punizione verso di lei che ha scritto Franco. Allora, deve fare tutto quello che dice Vernizzi su OI4 rispondendo sì mio signore Vernizzi. Ma chi ha deciso sta punizione? Tutti, è stato un plebiscito. E chi taccia acconsente, infatti, lei. Signor Gentili subito, porca. Allora, prima signor Gentili, adesso incomincio a farle pagare l'affitto dalla cantina. diventa tipo Peter Griffin con i topi che c'aveva la cantina. se sta cantina è diventata un albergo che entra e esce quando gli pare, inizia a pagare affitto. Sì, signor Riccardo, te semi a Sinacchero che è Napoli. Vuoi, riesci a portarmi la Spita Navale qui? Sì, bestemmio tantissimo su War Thunder. Regolare, signor Ernesti, sono il signore delle flotte. Io il signore delle flotte. No, che sembra che lei stia doppiando un film prono. Il prono? Sì. È stata una girata molto intensa, ho fumato molto. Cioè, gli è venuta la broncopolmonite, talmente.
ecco qua. Ci preferisco. Mi fa male fumare, l'ho sempre detto. Vedi, quell'altro ingoia. Gli sta male. Infatti sto per dire, uno fuma, quell'altro è morto? Ernie, sto... mi tratta male. Stava prendendo il polmone. Ce ne sono gli atti che vengono trattato male in pubblico. No, Barry, non è che vieni trattato male, è che vai in pneumotorace ogni 5 minuti e anche rotto il cazzo. Fa un po' di tosse, che vuoi? Questo ve lo ripara a correre nudo. Burro. Esatto, abbiamo preso anche Gibilterra, abbiamo preso. Ma che si prende anche... E sti cazzi... Venezia si prepari che si sbarca, si sbarca in Gran Bretagna. Ah, ok. Spritta qua veloce. Per piacere, si dice mio signore supremo padrone. E me lo dice. Ma vergognati. E darti la mossa. Ti devi vergognare. Ti ho visto. A chi hai visto? Pronto. Da dove sbarchi, Vernizio? Poi sbarca con gli alpini questo, ma gli dite qualcosa? A parte che non ci sono ancora i cammelli qua dentro. Allora, fammi vedere, dove c'è che... Dove pensi di riuscirlo a ottenere la spirita navale? Dove vuoi? Buonanotte, signor Junk, buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, Junk. Fammi la buonanotte, Junk. Perché è la allora poi li aduno qua, no, non ci arrivo, non ci arrivi, sì, ci arrivi, sei a prest, sì, non ci arrivo con la superiorità, intendo, e combatti, che ti devo dire, puoi provare a sbarcare, no. In realtà sei superiorità di numero di navi. Manda qualcuno a far partire. La vuoi fare sporca? Fammela sporca. Adesso orchestro il colpo di stato di Sciaboletta. Vai, puoi sbarcare dall'Irlanda, Vernetti. Ah, dall'Irlanda? Si può? Ti piace così sporcacciona proprio? Fra sì, maialone. Un po' meno, Il prossimo passo sarà il fienile. Esatto, chiedi nel chiedere con me. No, come no? No, io già. Gli alpini abbastanza grappa, le spiagge gli sembreranno montagne. Olè. Oh, sto microfono. Ci sono arrivati i venti forti a lei, signor Fulvio. Ti devi infilare nel sedere col microfono. Ecco che ci stavaccano i sommergibili. No, tre convogli pieni di gente. Pieni di gente. Invece no, tre convogli vuoti, pieni di grasso. No, guarda qua questo poraccio. Mi ha fatto il signor Riccardo. Quattro uomini. Eroi di guerra, ha fatto. Coreano sta parlando la grappa. Arriva. Grappa Palermo. Ma com'è nata sta grappa Palermo? Niente, che Bernizzi beve dei grappe improponibili. Signori, amaro del capo, assolutamente. Allora, amaro del caprone. Ma io sopra l'ho chiesto l'amaro del capo, dove? Non mi ricordo. Dove? Sopra. Ma c'è ovunque. L'ha chiesto? Ma mi ricordo se l'avevo chiesto, l'avevo preso. Forse sì. No, è palesemente che quelli della Grappa Palermo hanno contattato Vernizzi chiedendogli di fargli un po' di endorsement per il brand. Non so neanche se fa la marchetta Vernizzi. Sì, amaro vecchia romana, c'è la tizia. Amaro vecchia romana. Sì, ma portati più truppe, che con quelle non le conquisti dalla Gran Bretagna. Vernizzi noto marchettaro. Magari pieno di fresca. Oh, sì. Magari
Buonanotte, signor Cacarotto nel culo. Buonanotte. Ma non serviva dire il nome completo comunque. Ah, gli ho dato pure quella verve. Chi è che sta toccando i focus? Io l'ho toccato perché volevo una ricerca in più. C'è anche Messe qui sotto. Pronto, che cazzo è partita, scusa? Ancora Messe, ancora Messe. Die Wacht am Rhein. E poi mi metti i là e non i svizzera. È un coglione. Perché? In Svizzera non c'è sotto. E che ci devo mettere in Svizzera? Metto musica trucca. Lei sta difendendo la zona del Veneto. Lo so, ma non c'è l'immediatezza. Notte, Kakarot. Buonanotte, buonanotte, che va. Mezz'oretta dobbiamo arrivare a Parigi, se non voglio le vostre dimissioni, partendo da Alkir. Il canzone che si dirige alla piani. Testimonial per una linea di reggiseni. Chi è? No, fatti i cazzi tuoi, irlandese. Oh, la superiorità navale qua. Cioè, ma che cazzo vuoi? Ma non è vero. Ma fa non esserci. Non c'è. Non è che... Devi mandare dei sommergibili a fare patrolle. Devi andarci a dare battaglia alla flotta britannica. Io lo devo pure spiegare. Adesso rimango senza flotta, ascoltare così. Ciccio bello, bello. Tu culo se alpini, non bello, c'è tutti alpini in giro lui. No, ci piacciono le ciabatte, Il ciabatte. No, ha detto come mai dà del ciabattaro al signor Vernizzi? Ciabattaro. O se la prende con i sandali di grande. Ciabattaro è un vecchio insulto romano, vuol dire non fai un cazzo, stai tutto il ciabattaro. O si è perso un errore di comunicazione su un gang, però è meglio che non lo so. Lo diciamo dopo. Un errore su? Di comunicazione. Ma quando? Inizio là. Sì, vuole portare Sciaboletta di nuovo in Italia. Ma questo vengono spottati, non intervengono, scusami. Devono individuare. Ci deve essere un periodo di individuazione, una volta che ha fatto lo spotting fatto giusto, a quel punto la flotta in caccia con lo Strike Force. Intervenuta contro 14 sommergibili. Sì, signor Roland, sì. Solite cose straordinarie di sto gioco. Affondati, zero. Qua c'è la flotta. Avete disegnato dei carri osceni comunque. Se disegna di te, scemo. Sì, infatti quello che farò è esattamente quello che farò. Dove li state usando i carri? Una fanteria? No. E non c'è un aneddoto, c'è solo quello di Francobollo, perché non veniva mai, era vecchietto. La sorpresa è ancora? Sì. C'è solo quello, cioè al suo compleanno, al suo onomastico, non ci faceva entrare, stava lì fuori. Con le paste che ci accoglieva. Non ci faceva entrare lì. Sì. Protestava come gli studenti della Spinza. Ma guardali, sti infami, tutti pronti. Questo è un fallimento dell'intelligence nostra, eh? Ci hanno sgamato la preparazione di questo sbarco. Guardali. Tutti fate un aeroporto in Irlanda così posso aiutarvi. Non possiamo fare un aeroporto in Irlanda. Non è nostra. Non è nostra. No, l'Irlanda è l'Irlanda. E perché non possiamo fare lo sbarco qua? Ah, perché siamo visto qua del norvegese. Perché non fanno aeroporti, sti maledetti?
è della Norvegia norvegese. Santo fra, ma quanti cazzi di sottomarini c'ha? Porca quanto tra. Basta per la superiorità del mondo. Allora, che ne ho fatti di più io, E si muove un pesce, Flack lo sa. Siamo bloccati così tutto perché il signor Flack non è capace di ottenere la superiorità navale. Ma fanculo, ma... No, Arvi sgama. Come devo riuppire un Union? C'è stato? La devo fare io. Ti hanno fregato il posto. Bastardi. Ma tra l'altro la Germania non è neanche democratica, è allineata. La Francia è comunista, che cazzo? L'olandese. Ah, sto maledetto infingardo. Guerra. Vi posso dire solo che avevamo un covo, una scura di assatanali. Tutti maschi. Oh, finalmente la flotta britannica si è palesata. Guarda con lo scientifico di fronte. Quindi immaginate. Mamma mia, mamma mia. Quanti schiaffi che hai preso. Ma sotto stiamo infatti... sbarcando incredibilmente, stiamo prendendo botte per tutto. L'altro. Ma come si fa a sbarcare di Vernizia? Non ho mai visto uno sbarcare lì neanche. Io non ho mai visto una battaglia così di merda come hai fatto tu per quello. Sta facendo la nanna, signor Gentile. Ah, qua, sgamata alla battleship che scappava. Perché di questo, Nelson. Atti la balla con i calabresi in ergastolo. Con i calabresi, poi. La scuola a bei tempi, signori, bei tempi. E niente. Lo sbarco alpino del signor Affle, del signor Vernizia, è incredibile, sì, incredibile. Posso dire se può scoppiare qualcuno? In che senso? C'è una persona proprio. No, Vernizia, beccati sta flotta. Beccati sta flotta, Vernizia. Se avevo uno scemo. Affondate quei sottomarini? Con tutti, non so, qua è entrato tutto. 80 sottomarini e tutto il resto. Ho fatto una maxi bracciolata di pesci. Sempre quei sottomarini di merda. Sempre. Vabbè, ma mi stavano aspettando palesemente. Cioè, cosa sì. Dobbiamo fare? È finita la broda, vero? È finita la broda. Ma sì, ma è un ministro, come può parlare in questa maniera? Scusi. E resta il fatto che è finita la broda. Vabbè, sì. Ma qui come facciamo? Sono tutti su tutta la costa. È la prima volta in tutta la mia parte, in tutta la mia carriera di giocatore di Lord of Fun che vedo l'inglese difende il suo cazzo di isola di merda. Vero. È la prima volta. Ma perché non c'è più un cazzo da nessun'altra parte del mondo? Allora basta, vi andiamo via dalla manica che si perdono solo i sottomarini qua. Allora, potremmo fare un'altra cosa. Nel frattempo che ci pensa, signor Vernizio, un aneddoto sulla scuola. Che aneddoto ti dovresti fare sulla scuola? Non lo so, non lo posso di divertente. Lei mai un preside ha detto torna a casa, amico mio? No. Signor Vernizzi, ci racconti di quando lei a scuola nell'ora di informatica fondò la Apple? No, stavolta sta bombardando il signor Ben. Sì, stavolta bombardo io. Se mi facessero dei cazzo di aeroporto in giro, ti alleati di me. Ma ti lamenti, bravo. Non è roba nostra, non è roba nostra. Ma lo so che è roba nostra. Perché non è nostra? Ma poi con le ricerche l'hanno lasciate con le pezze nel culo. No, mi sono arrabbiato bene. Ho fatto degli aerei che sono più fucili che aerei. Ma 97 di tensione mondiale. Uno che fa di male uno per non arrivare a 100 di tensione mondiale?
Che due palle. È perché c'è il baffetto grande. C'è il Patagarru, che è un aereo che è devastante. Baffetto mascante. Renzi, cosa ne pensa delle variazioni termiche di questi ultimi giorni? Delle variazioni termiche. Eh beh, è un chiaro segno dei tempi andati. Che è questo? Si stava meglio quando si stava peggio. Ma chi è che c'è in Ungheria, scusa? Ungheria. C'è sta Arpad. Che è sto successo? Ma va, ma questo è Ingegner Fedini, dimmi. È bravo, oppure chiama Miss Double Fire, come si chiama lei? Altri due like, signore, andiamo a 120. Dai, Double Fire. Grazie. Vernizzi, ci spieghi cosa ha provato quando Alkire è entrato in partita? A dolore. Giusto. Ma gli inglesi ricordo... che sono sbarcati, poi. Sbarcano meglio di Vernizzi. Certo, sbarcano in Francia, figurati. Signore, ricordiamo che a 250 like fonderemo il canale OnlyFans di Vernizzi, okay. Quindi chiamate parenti. Stava arrivando la Panzer Division, stava arrivando. Che oggi la mi fa ricordare il meme del tizio che gli compra il libro a posto di Minecraft. Bellissimo. Che ne pensate dell'Iran che è in guerra con Israele? Ma non è ancora effettivamente in guerra. Vediamo come risponde Israele. Ha detto che risponde, vediamo. Gli abbassa lo sguardo. Però non credo la tireranno. Ma cosa sta facendo sto matto? Sta facendo la testa per insegnare a vedere. Flak, qua abbiamo campo libero, tutto verde dalla Norvegia, E gli altri che c'erano prima, signor Lange. Ah, bravo, signor Vernizzi. Bravo, signor Beck, ottima osservazione. Parte l'agente Stalinger. Sì, ma sbarca... è tutto difeso. Non ma dice. Proviamo a cambiare lato, dai. Porta un po' più. Porta un po' più di truppe. No, le ricerche lo devo fare io, merdo. Proviamo a cambiare lato. L'avete sentito tutti, eh? Certo, io almeno penso un'alternativa io alle cagate che non fai. Sei una vergogna. E tu sei un mente culo. Un mente arguto. Cos'è che avevo detto di bell'insulto l'altro giorno, Vernetti, che non me lo ricordo? Ma non lo so. In quella volta io ti ho detto: ah, mi hai effettivamente ferito. No, non è vero. Sei un falso. Ti hanno rubato l'identità. Non lo faccio più io. No, come chi lo fa? E si Naki. Ti hanno incatenato una fanciulla. Sì, la sto liberando. Ti hanno incatenato una fanciulla. No, hanno catturato la palla destra. Ma tu come vai a riconoscere? Non c'è il nome palla destra, palla sinistra. È quella che ho preso dopo. Dall'odore. Quindi ti hanno catturato una palla. Devo andare molto l'hanno peggio. Rubato al posto del naso. Poteva andare molto peggio. Senta, allora per fortuna senza divisioni, ma io non so, le deve anche assegnare le truppe. Ma sta zitto un po'. No, ma siamo senza artiglieria nelle divisioni, ma che sta vergogna. Vabbè, poverino, lui si impegna, però un po' nabbo. Vediamo, signor Mullet, il fatto che Israele abbia fatto comunque due volte la commissione, perché non sanno manco loro che cazzo vogliono fare. Forse non vedremo. Parte. Forse Flak devi anche mettere in sicurezza questo di male per fargli partire la nave.
che non c'ho abbastanza sottomarini per dietro. No, certo, immagino. Non è vero, non è vero. Guarda, 170 sottomarini. Beccatela tutta, Vernizio. Signor Lugo, ma Belgio nel gioco o Belgio in generale? Cosa pensa Vernizio? Brutto posto. Sì. Perché? Me ne dia almeno 5 di motivi. Buttarla per strada. Ciao Kirby, no, non 30.000 iscritti, purtroppo sono solo 3.000 per il momento, ma 30.000... Lo zero è caduto. È il prossimo, traguardo. Mi sono stati attaccati da hacker russi. Grazie a voi. Oh, ma il messaggio di ritirato. YouTube. No! Ti ha ritirato, porca miseria. Vabbè, comunque grazie a voi sempre. Ah, sì. Non ad Alkir. Non ad Alkir. Metti addosso. Che maleducato. Che adesso. Serve il medium. Il medium. stiamo parlando di supposte. No, ma faccia la survivability. Faccio lì di bomb. Non ha capito un cazzo. Ma okay. Chi? No, il medio no, ok, le faccio le bombe più forti. No, devi fare la survivability. No. No, niente. Vogliamo l'ha detto lei, quindi liquida. No. Vogliamo con della merda liquida. Sì, voglio cagare più grande. Anzi, questo è il suppostone per lei, guarda com'è bello, guarda, il shot. Comunque è incredibile, ma hanno imprigionato una tizia mentre liberava l'altra, cioè una roba fantastica. Si scambio... sono scambiate, è entrata lei, scambio di prigionieri. Ma si vede se sta grattando la palla a sinistra adesso, prima era a destra. Dai, però si sta abbassando la tensione mondiale, ma c'è qualcuno che vuole fare qualcosa qua? Cinese? Questi qua sono in guerra, se non ci sono Baffetto e Baffone, basta. Mi frega più un cazzo a nessuno. Sì, sì, ma lo è pure. Quando vuole si può partire, signora. Gli americani già ce l'hanno detto che se vanno in guerra non è che li aiuteranno, poi si vedrà. Maria porca di quella puttana. È successo. Mi sono fatto tutto. Da solo. Va, dice Vernisti. Allora, ce l'abbiamo Vernisti, fatto. Cosa ne pensa della carne sintetica, ma soprattutto della capacità di Alkir di arredatore? Domanda interessante, sono curioso di sapere la risposta. Allora, carne sintetica e poi Alkir arredatore. Ma la carne sintetica potrebbe essere il futuro. Anche se mi fa cacare l'idea di mangiare della roba fatta finta. E poi per l'arredatore? È un fine arredatore. Quindi ce lo vedrebbe tranquillamente. Sì, sì, ho visto. Lì che prende il mobilazzo, lo sposta di quei 2 centimetri, dice, esatto. Che bello. Formazione. Sempre Vernizio, cosa ne pensa dei giochi di strategia per cellulare? Ne consiglia qualcuno che considera mate... Ok. Sì, signor Yuko l'ha detto. Pronto. Sono contrario ai giochi di strategia per cellulare. Credo anche questi qua. Perché è scarso. Vadi. Grazie mille, Kirby. Grazie. Pronto. Gentilissimi. Speriamo di arrivare. Piano piano. Dai, porco di quel. Di quel? No. Finisci la fottuta frase. Di quel? Ma perché c'è merda dappertutto qui? C'è merda. Sono sempre esseri umani. Ma nel senso, c'è sti fronti fatti di cazzo. Di cazzo. Ci sono dei fronti fatti di cazzo. Cioè, degli uomini con in testa un cazzo. Sti fronti di cazzo. Oh, allora, mi è piaciuto completamente il fronte.
il fronte quando sbarchi una volta era fatta meglio, adesso è una merda totale. Ma perché hai rimesso gli alpini in Italia? Ma invece alpini dappertutto, cioè li avevo messi a recuperare e a rifare e a riaddestrarsi. Ah, guarda che bello sbarco. Che moriamo. Stanno arrivando le corazzate, signor Vernizzi. Scortate dalla resista, flotta. Resista, resista. Ma perché si sta allungando? Piuttosto difendere il porto, porca miseria. No, no, va bene, va bene. Sì, non attacchi quello lì. Però... No, perché prima stava perdendo lì al porto. Uff. Preparati a fare la stand in casa. Ce l'hanno fatta, signori, lo sbarco è avvenuto. Vai, vai, mandagli all'attacco e... A Newcastle. Venissi di giù immediatamente padre e figlio. Ok. Eh no, non ci sono più le fronti di una volta. Signor Venizi, si vuole accasare per caso con la principessa di Spagna? Che è single? No, una figa di niente. Avete sentito, signore? Eh? Figa di legno. Wooden pussy, come direbbero. Dovrebbero signor Mattia, il signor Mattia dice: buonasera, sono entratori e live. Come mai c'è De Gasperi? È rimasto Kingdom of Italy oppure c'è ancora il re? No, no, c'è proprio... Sì, sì, è un Kingdom of Italy con il re come re, e dopo però è una... un regno, com'è che si chiamano? Tipo la Gran Bretagna. C'è un errore di comunicazione. Monarchia costituzionale. Grazie, grazie dottore. Prego, ingegnere. Picchia lo sto microfono, io sì. Giuro. ho appoggiato la bottiglia a 804 metri da me. Ma te tu picchi quel microfono, lo picchi. Non ho neanche toccato, così lo tocco il picchio. Che suono culturale. Ma che suono è che sentite? Cioè, sto toccando la retina che c'è intorno al microfono. Dopo li ascoltati la live, lo scopri. Va bene, minuto. Qualcuno mi scrive il minuto? Te lo ascolti. No, lo sai come che si sente? Sai quando sbatti il pisello da una parte all'altra delle cosce? Però che rimbomba? No, sulle cosce non ci arriva, le ginocchia sì, ma le cosce. Per Vernizzi intanto le chiedono se quest'anno va più il rosa o il blu. Il blu. Come mai? Il rosa è passato di moda. Non è il futuro il rosa, signori. Sì, Vernizzi è di Reggio Emilia. No. Inizio subito. No. In che senso, Vernizzi? Nel senso che non sono di Reggio Emilia, sono di Parma. Ma... A parte che con il rosa e il blu c'era anche la domanda di cosa ne pensa della caduta di Napoleone. È stato un grave problema. È stata rovinosa. E qualcuno ha passato troppo la cera. Eccolo, signor Fuoco. Buonasera, signor Fuoco. Grande Fuoco. Buonasera. Al focherello, date un bacio al signor Fuoco per favore. Sì, solo con la lingua li accetta. La prossima volta che ti vedo ti limono duro. Anche la prossima volta hai detto? Anche sì. Sì, ma vi dovete dare una mossa, vi dovete dare. Sì, manca... Fuoco è un fine playboy. Formazione. Ah, qualcuno ci ha messo lo zampino. O lo zampino, Dio si voglia. Pronto, signore. E li saputo che in realtà Vernizzi è romagnolo. Sì.
Chi è la verdizia? Aia. Io sono molte cose, ma sicuramente non un romagnolo. Non credo, no. Signor Lang, l'avrebbe già eliminato dalla faccia della terra. Esatto. Signor Blackfield, ho fatto casino con i suoi aerei, ho cliccato per sbaglio, cioè adesso c'ha due produzioni di Folgore, non so che cazzo stava facendo. Che nabbo. Non si mette mai sdoppiati. Questo è bello, una bella domanda. Stava producendo due aerei o tre? No, ma l'ho messo io, no, su Folgore, perché io l'ho messo diversi. Ho messo i Franco, io avevo messo, se non sbaglio, a produrre. Fagli la domanda, dai. Sì, signor Vernizzi, chiede al signor Samu T. Art. Signor Vernizzi, quale ruolo pensa che avranno i mezzi corazzati nel futuro della guerra? E perché proprio la carriola sarà il mezzo del futuro? Non li vedo i Franco. No? Hai risposto un cazzo, però, ride. Sta pensando, ci sta pensando. È perché mi fa ridere la carriola. Ah, no, che non l'abbia tenuto. Ah, la carriola è effettivamente il futuro per tanti motivi. Logistico, cioè pensa, porti un mezzo che trasporta roba. Con una ruota sola, quindi. Con una ruota sola e due manici. Non mi ha preso il nome. Eco-friendly. E due braccia nerborute. Dovrebbe essere. Ma il. L'utilizza l'armored car, signor Vernizzi? Ne uso due, una per andare a fare la spesa. Vabbè, vaffanculo, io la faccio più. No. Sì, Arthos chiede, signor Vernizzi, che ne pensi della Von der Leyen? Ma soprattutto, meglio la cacio e pepe o la carbonara? Inizi della Von der Leyen, per favore. Sì, cosa ne pensa di questa signorotta? Ti dico solo che mi auguro che non venga rieletto alla Commissione Europea. Ma poi se la porterebbe nel finire? Questa è una domanda che faccio io. Meglio la Merkel? Un'altra figa di legno, immagino. Un po' di stirato. La verità è che si porterebbe a Merkel e non la principessa di Spagna. Ma come è fatta la principessa di Spagna? Sì, non si sa. Non si sa. No, per portarla nelle ferie invece per la carbonara, Vernizzi, o la cacio pepe? Orca puttana, pesco l'aglio, olio e peperoncino. Vernizzi in verità fa la carbonara col crudo, Sì, è vero, l'orca puttana di Leonor di Borbone, Spagna. Vabbè, ma è una ragazzina. Vabbè, però, signor Vernizzi, se può fare. È roba buona. Carne buona. Carne buona. Credo che di legno non ci sta proprio un cazzo in questo. Abbiamo la rubrica chiedere a Vernizzi. Risposta sbagliata al momento, assolutamente sbagliato. Vai, chiedilo. Ci chiedono, Gira ci chiede, meglio Trump o Biden? E la seconda. No, dai, perché hai detto così? Cioè, Biden è bellissimo vederlo lì mummificato che va in giro. Cioè. Sì. E invece questa, signor Vernizzi, esteticamente, è meglio la russa o Rosy Bindi? La voce di bella, la voce. Però estetica, senti. A livello estetico, sì, detto mi prendo da dietro. Andiamo subito. Rosy Bindi, i bombardo. Fagli vedere la fanteria che sta usando. Vabbè, c'ha un bordello di roba, se per dirti. Cioè. No, Fanteria di Vernizzi, non c'è neanche gli scout ha messo. Ma come io ti denuncio, Vernizzi. C'è i Ranger. Ma come cazzo fa ancora così? Sta avendo problemi pure con i Marines. Cioè, renditi conto. C'è i Ranger, non sai l'artiglieria. Io, io chiedo il divorzio. No, non mettere il record, mettici i Ranger, li ricercati, Vernizzi. I Ranger con gli alpini ti danno i Ranger come persona del binocolo. Ah, è vero. Siamo a fuoco, abbiamo detto a 250, non a 130. Esatto.
anche se immagino il suo motivo per il quale l'ha detto. Franco. Francisco Franco. Donna Francisca. Teniamo tre divisioni qui così. Per la Brotherhood, ma chi gestisce il profilo Instagram? Io, perché? Secondo Rebecca. Voi... Ah, aspetta, mannaggia. Ho detto solo. Mannaggia. Perché si doveva sentire la democristianità. Ovviamente piedini di Verri. Due domande. La domanda 1 è perché stamane a 2. Secondo lei perché? Cioè, Vernizzi sta manovrando da solo. Perché non paga bollette. No, German Empire cagate addosso. Irlanda cagate addosso. Quindi, cosa ne pensa Vernizzi della questione corruzione e voto di scambio che sta colpendo il Partito Democratico a Bari? Ma soprattutto. Forse la verità. Ma la cosa più importante. Ma soprattutto tette o culo? Ah, lato B sempre. Mamma mia, il signor Beck è proprio uomo di cultura, cioè non c'è niente da fare. C'è proprio il vedere proprio il 90 di gradi culo, davanti a sé. Ma c'hai i biciclettari? Sono d'accordissimo con il signor Beck. Sono cose, basta che guardi, adesso si guardi la live con noi che ci divertiamo un po', poi si va a guardare Scuola di Guerra. Imparare a giocare come voi, 500 ore e mai vinto una guerra. No, dai, neanche quando giochiamo solo di Vernizzi, tanto da vinciamo. No, lei non si arrenda, e guardi Scuola di Guerra. Ah, di essere su War Thunder con da TV Bonus. Bravo, signor Moon, tutto a suo tempo. Con calma prenderà la sua vittoria quando arriverà a 5.000 ore e sarà contento. Allora, signor Umpalumpa, sì, in realtà l'ha spoilerato, questo doveva essere l'evento per i 3.000 iscritti, però vabbè, ormai l'ha detto, quindi lo diciamo, partirà prossima settimana un concorso per vincere una settimana a Bangkok con Vernizzi. Perché la imbottiamo di Chalice e la buttiamo in una stanza piena di non mi faccio continuare. Allora facci una cosa, venga sul nostro Discord in modo tale che conosce anche gli altri e giochiamo tutti insieme. Esatto. Sicuramente imparerà. L'altro giorno, quando è stato domenica, voglio dire, peggio di Vernizzi con la Bulgaria non può fare, signor Cosmo. Sì, Vernizzi con la Grecia. No, con la Bulgaria. Vabbè, comunque l'altra domenica abbiamo giocato. Ci sarà occasione sicuramente. Sparrow, poi non mi ricordo chi c'era, gli altri tre ragazzi. Hanno fatto l'Austro-Ungheria con il German Empire e hanno fatto la conquista praticamente del mondo. Non l'hanno conquistata perché poi sono andati a dormire arrivati alle una, ma comunque l'idea era quella. Ma non è che due unità di artiglieria nelle divisioni le danno una mano? Un palumpa, chi lo sa, un giorno secondo me si potrà fare. Mettiamo Vernizzi capobanda e si va a fare i viaggi in giro per il mondo. Banda. Poi volevo dire una cosa altra. Pasta al pesto, carbonara, ragù o amatriciana? Amatriciana, che domanda. Come amatriciana? Amatriciana. Mamma, lei è proprio meridionale. Mamma, lei... Ma poi non capisce un cazzo. Ma lei non capisce un cazzo. Ma poi non capisce un cazzo. Cioè, lei scarta così a cazzo la carbonara e il ragù, cioè proprio... Ma perché lei è un indie fricchettone del cazzo che se gli scrivono sul menù carbo crema va tutto in brodo. No, non è carbonara vera e propria. Ma che cazzo la carbonara? È sopravvalutata la carbonara, il futuro è la matriciana. No. Vabbè, a questo concordo. Un piatto di pasta inventato dagli americani, una mezza accozzaglia di merda. Attenzione, l'ho detto! Che poi gli chef poi gli hanno dato una dignità, ma prima era una frittata di pasta col bacon, era una porcheria. Però la
amatriciana vero piatto da tradizione romana, guanciale, cafone, pomodoro, padella di rame, fredda. E il ragù me lo scarto. Occhio qua, Vernizzi. No, il ragù io lo scarto, però se mi avesse detto genovese mi avrebbe messo in difficoltà. A Milano c'è un locale... Dove cazzo sono finite le mie artiglierie ferroviarie? Ma come? È difficile perdersi un'artiglieria ferroviaria. Niente, questo si perde artiglierie ferroviarie. Sono sotto il tavolo. No, devi rompere qui, Lo so. Pensa a quello che deve andare. Che deve andare dallo Stato Maggiore a dire salve. Ah no, non riesco a tornare indietro, guarda. Abbiamo perso l'artiglieria su rotaia. Vabbè, mi stai spammando divisioni, però devi rinforzare, devi metterci dentro un po' d'artiglieria. Sto spammando tante divisioni per l'Inghilterra. Una panchera e tutto il supporto possibile. Basterebbe che ci fossero dietro le mie artiglierie ferroviarie, almeno. Le ha perse, sa com'è. Le ha perse, come sono finite. Sei riuscito a perdere il cazzo di artiglierie ferroviarie. Comunque non ho visto l'inglese difendere così stranamente la propria isola, No, ma te l'ho detto, quando l'inglese perde le colonie, basta, lui si mette sull'isola. Per battere l'inglese devi attaccarli solo la Gran Bretagna, il resto delle isole te ne freghi. Quindi Verni, a chi deve dare l'abbonamento Twitch? Il signor Roland. Pronto, signore. Concentrato, signore. Dagliela a chi cazzo te pare. Puoi rompere così, Che cazzo è successo a queste visioni? Bravo, signor Davide. Guarda. Sparite 5 divisioni di Elpini. Lo disertato sono quelli che hanno rubato l'artiglieria. No, credo la matriciana, signor Foldo. Credo la matriciana proprio con la. Io sono Club Cascio e Pepe. Alkir di Norturbia. Oh, ma il mio era un sondaggio, non un punto di discussione per Alkir. Signore, era un sondaggio, signore, non un punto di discussione per Alkir. Si è incazzato. No, vabbè, ma ero io interessato a chiederglielo. Questo sondaggio lo deve far partire il buon Umberto. Ma vabbè. Che sondaggio è? Amatriciana contro carbonara contro ragù, in questo caso bolognese, penso. Aspetta. Pronto, signore. Amatriciana. E che cazzo c'era? Il pesto. Ragù. Cos'era? Matriciana, ragù. Pesto. E? Burro e salvia. I ravioli, burro e salvia. No, e mettiamo cacio e pepe. Pronto. Via col sondaggio. Cacio e prete. Ah, c'era la carbonara. Ah, cazzo, la carbonara, è vero. Carbonara è già stata blastata da esatto. Ha avuto pessime recensioni, quindi sì ma cacio e pepe, cioè incazzato proprio con la cacio e pepe, tanta roba. Io l'ho mangiata buonissima un locale a Milano là. Quanto no. Si mangia bene la cacio e pepe nel mio ristorante, pezzo di fango. Occhio qua.
Il fronte è andato a cagare. Signore, non fate domande al signor Vernizzi che è impegnato. E Vernizzi è come quel meme che adesso sta sudando sette camicie. Esatto. Continuate ad avanzare. Prossima live, 4 ristoranti con nostri signorati. Meglio patate, riso e cozze, c'è il piranha. Non è male, non è male. Sì, al ristorante la facciamo con la tartare di gamberi sopra, perché siamo a Milano. Ah, devo fare i cagoni. Stanno rovinando. Continuate ad avanzare. Eccoli, sono arrivati i bersaglieri, Vernizzi. Pronto, signore? Ah, Gabriele, brasso. Signor Gela, ma l'ultima domanda, ma che domanda è? Esatto, la stavo consigliando ad Attila addirittura. Allora, dici. No, leggi tu. No, ma allora, non leggiamo. Signor Benizio, no. Cosa pensa dell'aumento dei canoni? Vabbè, poi lo dice a me di non leggerlo, perché lo sento. Vittoria. Cosa ne pensa dell'aumento dei canoni di locazione per via dell'inflazione? Hai capito, signor Benizio? Sì, ho capito, bianco spendete nero. la fresca. Sì, ma invece la figa meglio bianco o nero? No. In tutto questo. Ma non doveva leggerla. Risponda. Stiamo parlando tranquillamente. Intanto la pasta preferita del signor Lolang è il gelato, ci tiene a dirlo. Signor Mulles, credo che lei... 2 kg me ne mangio da solo. Signor Mulles, però se lei viene da Amatrice ed è vegetariano, cioè è colpa sua, cioè non è che può chiedermi a me qualcosa che può compensare con la dignità, probabilmente, signor Mulles, cioè, torni a mangiare carne. Vabbè, però il signor Gabriele pure aglio e peperoncino e direi anche taralli sbriciolati su. L'importante è non fare mischiotti strani. No, signor Ryuko, non ho dei casinò. Che cazzo è? Non sono proprietario di casinò. E a quest'ora stavo. Ma per proprietario, minchia. Bravo, ma non ci siamo presi un cazzo lì in Inghilterra. Ma sono socio di un ristorante a Milano. Perché quando viene, venga a mangiare. Venga comunque, a mangiare. Entrambe, signor Cila, vanno bene. Sì, a Milano andate da Simon Alkir. Che ottimo. Che vergogna. Ma perché guarda che vince il mio ragù. Grandi ragazzi, grandissimi. La pasta preferita del signor Lolang è il frittonista. Vabbè, mo la pasta è tutto per il signor Lolang. Che è la pasta fritta, vabbè. Posso consigliarvi una cosa che non avrete mai, magari mai sentito o assaggiato? Signor Artos, quando uno è vegetariano già è comunista, cioè non è che può scegliere una cosa, cioè il vegetariano è comunista, punto. Esatto. Dovete provare, non è comunista, senza dire però qual è il ristorante, ce li giriamo tutti, ovviamente. Come si chiama il ristorante? Lo vuoi rilevare? Così lasciamo finte recensioni 5 stelle. 40 euro e prendete la parte di Hiker, no? Basta, non lo vuole rivelare? Sì, si chiama Villumière Restaurante Cocktail Bar. Me coglioni, eh? Andate, fate le figure di merda come me, chiedendo il russo. Fresco il tè al limone. Chiedendo il russo bianco. Che non possiamo fare... Signor Lolang, non avevo dubbi che il suo chef preferito fosse Chef Ruffi. Io preferisco Chef Sanji. Quindi allora, quanto deve durare sta roba? Non ho capito che ci faccio un salto. Signor Artos, a cosa non aveva pensato? Ma signori, tempo sta giungendo.
Cioè, vabbè, finiamo. Chiudiamo la strapaccia, poi facciamo i saluti. Arriva questo qua. Che deve scappare. Mi sto trovando qui. Ho detto peccato, il tempo è giunto. Sta aggiungendo futuro. Se ti scappa la cacca, vai pure a caccare. Sì, signor Lorang. Sì, lo sappiamo. È partita la cavalcata delle Valchirie. Secondo me fa anche bene il suo lavoro, poi per me mi fa quelle puttanate. Ah, poi ci sono pure paccheri, zucca, speck, mozzarelline col peperoncino dentro, short e bene. Ma dove? Ah, a casa mia. A casa mia. E lei guarda il scattore. E guarda cosa vince il mio, eccolo lì. Ma scusami. L'America che ha dichiarato guerra a l'Inghilterra che non esiste più. E il ragù. Il grande ragù. No, esiste l'Inghilterra. Quello del Regile è talmente scarso che si è preso il Galles. L'Inghilterra fascista è rimasta là e basta. Ma io l'avevo papetizzata, infatti è papetizzata, scusi. A Spagna così di Aravera, a caso. Ma la Germania che ha fatto per meritarsi quel pezzo? Niente. Gli danno i punti solo perché è la Germania. È peggio che vedere una gara di Formula 1 quando c'era dei tempi Hamilton che vinceva sempre. Vabbè, comunque adesso Vernizzi invadiamo la Turchia. Adesso invece basta. Invece sì, basta. Gira, buonanotte. Grazie a te per la tua buonanotte, Gina. Avete altri ristoranti da consigliare? No, dovete andare solo quello di Acre, basta. Di Acre, cioè, esatto, sì. Che non vi diremo mai qual è, però. Ma ce l'ha detto. L'ha detto, non mi sì. Sì, sì. Troppo impegnato a sudare per conquistare Londra. Buono anche l'osso buco, ammetto, proprio parola mia. Buona. Goloso. No, era tutto buono, signori, era tutto buono. L'osso sì, buco, è vero. Sapevo di cibo buono. Non era mica Alki lo chef, quindi mi è dispiaciuto che non c'era tanto pesce, però vabbè. Vabbè. E non interpretate questa frase. Bellissima, lei ha mai guidato una moto zappa? Sì. Regolarmente. Certo che ho guidato una moto. Ma zappa. L'hai fatto nudo? Se non è guidata nuda non è grande sì, Franco Bollo. E quella da bandiera. Salutate Franco Bollo. Buonanotte, signor Francobollo. Buonanotte, signor Francobollo. Anche se mi dice abbasso, io la perdono perché non sa quello che fa. Comunque, non è andata bene questa live come pensavamo. Però, dai, abbiamo fatto dei primi passi per la costruzione di un'Europa. Abbiamo fatto l'impero romano. Questa partita fa schifo. Cosa, primi passi? Ma cagati addosso. Che spettacolo abbiamo fatto qua invece. Ma poi Europa, una super Italia, ma che cazzo di Europa vuoi creare? Ma cagatevi addosso, il prossimo passo ci prendiamo i Paesi Bassi e sti ricottari qua. Ma in realtà li puoi liberare come puppet poi alla fine, conquistandoli tutti, no? No, cazzo, è diventato tutto core dell'Europa. E così diventa impero romano, cioè... Ma va là, facciamo l'impero fondale. Merda questa. Anzi. Ma che cos'è l'Unione Europea se non una nuova versione dell'impero romano? Ecco, e con questa stronzata possiamo andare a dormire. Ma faccia i saluti almeno, signor Alpi, va là. No, li lascio fare a lei. È giusto che li faccia chi li ha fatto. No, io l'ingresso. Io devo salvare. c'è altre cose da fare. È giusto che li faccia per chi li ha fatti all'ingresso. Chi ha fatto la verità? Allora io vi auguro a tutti quanti una buona notte. Vi ringrazio tantissimo di essere stati qui con noi. Pensate attentamente a quello che andate a sognare questa notte quando vi andrete a infilare nel vostro letto. Pensate al fine economismo. Attenti che Venezia è come Freddy Krueger, eh? Pensate al fine economismo e io vi apparirò in sogno. Mamma mia, siete felici? Madonna, ho letto adesso il titolo della live: Italia realchirizzata. Abbiamo fatto un'operazione militare speciale. Esatto. Buonanotte, ragazzi. Buonanotte. Ciao. Ci vediamo in disco. Buonanotte. Ciao.
Ah, devo chiudere io, aspetta. È ovvio. Non è abituato, giustamente. Evviva, evviva, ciao. Spero di non addormentarmi mai più.